aspetta un attimo. Ci siamo. Aspetta un attimo, no. Aspetta un attimo, no. Non so cosa dovevi fare, ma... Niente di importante. Allora, Gigi ci ha delegato la live per questo inizio, quindi dobbiamo improvvisare come Paolo Bonolis. Quindi lascerò la parola a Marco. A posto. Ammazza se sei... Sto andando su YouTube per vedere quanta, se c'è già qualcuno. È la nostra live numero 4, questa, ragazzi. 4, 4. E il numero perfetto l'abbiamo già superato. Era la settimana scorsa, che è stata una gran puntata, tra l'altro. Con Davide. E oggi parleremo, come al solito, di fotografie stand-up, no? Come sempre. Yes. Più, avendo un ospite speciale, ovvero un'illustratrice, graphic designer, poster maker, un po' di tutto, parleremo anche di cinema e di musica. Abbiamo già Mario. Ciao Mario. Grande Mario in prima linea, prima fila. E quindi oggi parleremo molto di cinema, in realtà. La maglia celebrativa di Mattia, con E.T. Anche se T in particolare non c'entra nulla stasera, però vabbè. Ragazzi, c'è Giulia Franchi a posto. C'è Giulia. Abbiamo già la Giulia, sei scatenata. Ciao, come Giulia. Sei scorta? Sempre scatenata. Su Marcello nei commenti, vabbè, c'erano quattro ragazze impazzite, non so che cavolo era successo. L'effetto Davide Marini. Era l'effetto Marini, per forza, sì. Esatto. Insomma, oggi ripeto, cinema, musica, stand up, fotografia e molto altro, come al solito. Però, disegni brutti miei, disegni bruttissimi i miei. Uno, niente. Ospite della giornata è Martina Esposito, che è appunto la fondatrice di Ore con Pizza, mi fa l'illustratrice, insomma, lei poi ci spiegherà cosa fa di preciso, fa un po' di tutto, diciamo. È fantastica, quindi grande ospite anche oggi. Faremo una breve intervista a Martina, faremo vedere dei suoi lavori, poi abbiamo il nostro solito gioco fotografico e poi ci sarà un video di stand-up che concluderà la puntata. Direi alla grande. Puoi iniziare con il contenuto... E nessun gioco della prossima. Mattia, hai qualcosa da dire? No, chiedevo a Gigi se per oggi non c'era nessun gioco della prostata. No, la prostata abbiamo giocato la volta scorsa, quindi buona pace dei parafilici, si può dire parafilici? Per chi ha parafilie simili, la prostata l'abbiamo già sdoganata, ecco. O prostata. Sì, stasera c'è qualche nipples così su cui giocheremo. Sto sull'inglese. Ok. Partiamo con la puntata. Chi ci segue da un po' sa già un minimo che cosa è questa cosa, ovvero il doppio binario stand-up e fotografia, in cosa si assomigliano. Nei tre primi incontri abbiamo trovato queste tre cose, decido tutto io, no tabù, ci si può commuovere. Vi invito a riguardare anche quelle puntate se vi va, sono tutte sul canale di Comedy. E per stasera abbiamo pensato a questa quarta cosa, uno o tante. Cosa vuol dire? Gigi, guarda qui, io lo vedo un pochino tagliato, non so se anche voi lo vedete un po' tagliato. No, io no. allora è una cosa mia. Io vedo fino al 3, vedo. Niente. Allora. Ecco, lo si può intendere in vari modi, parlando di stand-up e di fotografia. Uno, tante. Noi l'abbiamo inteso così. Parlando di stand-up, la differenza fra one-liner o monologo. Perché non è così chiara, secondo me, pensando ad alcune persone. Quando sento parlare di one-liner, non si ha un'idea precisa di cosa sia. Idem volendo di monologo. Ecco, la definizione più accurata in italiano di one-liner non è barzelletta, attenzione, almeno secondo me, ma è battuta in linea di massima, battuta corta, di solito deve essere abbastanza corta, ecco, fa riferimento a una frase one-liner, immagino, Marco. Più o meno sì, come hai detto tu, è la battuta breve, insomma, un comico one-liner è un comico che fa solo e esclusivamente battute brevi, quindi non costruisce un monologo con punchline finale, ma
arriva diretto al punto, insomma, veramente con pochissime parole. Invece il monologo è un discorso molto più ampio. E tra poco vedremo degli esempi fulminanti, oserei dire. Invece il monologo, come potete intuire, c'è un discorso decisamente più organico. Non è obbligatorio, anzi, sarebbe peggio, all'interno di un monologo che tutte le frasi facciano ridere. Ok, perché evidentemente bisogna costruire un discorso, un pensiero, un ragionamento che cresce e a una certa è facile che si rida, ovviamente, parlando di stand-up, attenzione, però non è che ogni parola che viene detta debba far ridere, altrimenti è altro, è cabaret o cose così, ecco, con tutto il non rispetto. Scherzo, dai. Ok. Perché la costruzione perfetta di un monologo per un comico è che il comico debba prendere una risata ogni 20-25 secondi. Ottimo. Invece ovviamente un one-liner è molto più limitato, quel tempo non è molto più breve. Direi di sì, direi proprio di sì. Ecco, poi ci sono anche monologhi anche più lenti, tra virgolette, dove la risata immagino arrivi dopo, ecco, c'è anche concentrazione, anche le cose che abbiamo visto altre volte. Esatto. Ecco. Vai. No, vai. No, la puntata scorsa è un esempio eclatante, parlavamo di Sloss, di Neil Brennan, no? Quindi monologhi, seri, ovviamente non possono contenere una battuta ogni 20 secondi, magari arriva dopo addirittura a un minuto la risata, no? Quindi in quel contesto di situazione semiseria ci sta, secondo me. Assolutamente. Ecco, invece in fotografia vi volevamo proporre questo, foto singola contro serie o sequenza, ovvero la somma di più fotografie. Anche qui, nella seconda ipotesi, serie o sequenza, non è obbligatorio fare tutte foto, che ne so, wow, o tutte foto bellissime, per quanto possa non voler dire un cazzo una foto bella. Attenzione, cerchiamo sempre di evitare il concetto di bello o brutto in fotografia. Efficace, non efficace, funziona, non funziona. Ecco, all'interno di una serie, di una sequenza, la foto singola... una serie, una sequenza contemplano la presenza di foto che servono, sono funzionali al discorso, ma magari non sono foto eclatanti o che reggono da sole. Ok? Ecco il binomio con monologo e one-liner. Andiamo a vedere qualche esempio. Torniamo a one-liner. Ok? Ecco, questa personalmente è una delle mie preferite e penso anche di modo leggero, insomma. Questa è strong, veramente molto molto strong. La traduciamo per chi magari... C'è qualcuno in chat che non la capisce? Penso sia chiara. Se siete qui stasera conoscete l'inglese, immagino, quindi bravi. Tutti conoscono l'inglese, tranne Carla, delle persone che vedo in chat, quindi non lo so. Tutti volevano lavorare per Steve Jobs, tranne il suo pancreas. È una delle battute più belle mai scritte, a mio parere. È bastardissima. Io l'avevo messa anche sulla cover del Mac, del MacBook. Infatti sul treno non mi guardava male, ma io ero contentissimo, ovviamente. Meraviglia. Okay. E di fianco la mela. È fortissima e funziona solo in inglese per certi versi, perché lavorare... invece work vuol dire sia funzionare che lavorare per certi versi. Quindi funziona molto di più in inglese, se permettete. Certo. Ok. Ecco, andiamo a vederne una seconda. Imo Phillips, grandissimo one-liner, regà. Lui è uno dei più grandi, uno dei più grandi one-liner, sicuramente. Anticipiamo il video di chi è? Ma sì. Abbiamo detto, sarà un video suo. Concluderemo con un suo video, sì. C'è in sala qualcuno che ha poteri telecinetici? Alzate la mia mano. Genio, questo è un genio. Fantastico. Consigliatissimo, perché anche il suo stile è unico, proprio anche come si muove, come parla, come gesticola. Veramente non ce ne sono, cioè veramente un unico come one-liner. Appunto è un one-liner perché fa solo e esclusivamente battute rapide. Fortissime, spiazzanti, non ti aspetti dove va. Aspetti una risposta. Tra l'altro mi ha ricordato il suo modo di stare sul palco, mi ha ricordato molto Jeffries. Non so se ci ha azzeccato, sto dicendo una stronzata incredibile, Marco. Non ho capito, ti ricorda Jeffries? Sì, il suo modo di stare sul palco, il suo atteggiamento. Sì, un po' più stralunato, però. Può essere. Sì, cioè non è che Jeffries è sempre ubriaco, però...
Esatto, è proprio Emo Philips, sembra sempre fatto di droghe allucinogene. È apposta, invece un altro non mi fa. Mi ricordo un inizio. Jeffries sì, è quasi sempre ubriaco. Quindi... Insomma, esatto. Andiamo a vederne un terzo di esempio. Anche questa è, io trovo fantastica, altro grande one-liner, veramente lui raccoglie una risata ogni 5 secondi a volte all'interno di alcuni suoi spettacoli. Più o meno, secondo me, non è tanto one-liner, però il ragionamento è una risata spesso, secondo me, in Italia può essere visto come Bergonzoni, Alessandro Bergonzoni, perché... Devo fare un paragone, sì. Però lui per me è il più grande. Con giochi di idee. Non giochi di parole, giochi di idee. Se lo volete fare incazzare, dite che fa giochi di parole. Ok? Giochi di idee. No, guarda, Mitch Hedberg per me è il migliore di tutti i tempi per quanto riguarda i one-liner. Quindi... Ci sta. Il bello dei one-liner è che dicono delle verità spesso, come in questo caso. Come fai a essere più bravo o brava di un muro parlando di tennis, visto che sarà sempre battere? Se sbaglia il muro, hai sbagliato te. Perché non hai preso il muro, se ci pensi. Quindi mi viene in mente, come si dice, Forrest Gump, quando gioca da solo a ping pong col tavolo, una roba così. Intanto ti stanno chiamando, giustamente, Carla, visto che l'hai presa in giro, poverina. Ma no. Infatti, purtroppo, ci mette in mezzo anche noi, resettando gli Siete Imperdibili che ha scritto prima. Vabbè, sono tutti imperdibili, tranne me al massimo, Carla. Ecco. Comunque sì, Mitch Hedberg è assolutamente il numero uno, per chi non lo conoscesse, andate a vedere i suoi video su YouTube, perché è veramente allucinante, è una leggenda della comicità e non solo. Forte, sì. Ecco, chiudiamo con BX, dicendovi però che questa non è una one-liner, ok? Perché fa parte di un discorso decisamente più ampio, il cui uno dei succhi può essere la frase proposta. Ecco, fate attenzione, perché non tutte le frasi singole ad effetto sono one-liner, ok? Perché a volte sono dei sunti di tutto un discorso decisamente più lungo. Quindi sì, a volte un monologo può contenere, diciamo, dei one-liner, che però sintetizzano oppure creano dei ponti tra pezzo di monologo e altro pezzo di monologo. Almeno sono cose che vedo usare ogni tanto, E, regà, Bilix, Marco ci ha dedicato un braccio a Bilix, quindi non so se potevo dirlo, ma ogni tanto si vede, esatto. Che dobbiamo dire di Bilix, raga? Il più grande comico della storia, cioè c'è tanto da dire, però concentriamoci su questa, chiamiamola battuta in realtà, perché è molto attuale, no? Siamo un virus con le scarpe, l'abbiamo... Molto simpsoniano. Ed è la nostra ospite di oggi che realizza queste grafiche, Martina, che arriverà fra qualche minuto. E quindi abbiamo deciso di creare questa sorta di format su Instagram, sull'Instagram della pagina Becomedy UK, con queste citazioni. Come hai detto tu, in questo caso non si tratta di una battuta e basta, è la conclusione di un concetto enorme che lui ha fatto prima in precedenza. Quindi c'è una premessa gigantesca che ti porta questa battuta che oggi come oggi fa ridere anche da sola, no? Perché è attualissima, parlando di virus, no? Però magari in altri contesti non farebbe ridere perché non hai ascoltato quello che lui dice prima di questa battuta. Quindi, ottima osservazione. Ovviamente se nei commenti volete dire qualcosa, raga, scrivete, se avete battute, non so, scriveteci le vostre battute preferite o robe così, le leggiamo. Ci sono gli eredi di Steve Jobs che ci stanno già denunciando, ovviamente. Vabbè, quella battuta di Steve Jobs andava fatta. Andava fatta, doverosa. Ecco, passiamo alla fotografia. Questo è uno scatto singolo che, per come è fatto, può anche reggere da solo per vari motivi, l'inquadratura, il soggetto, un concetto di sospensione temporale e via dicendo. Qua siamo a Ivrea, la battaglia delle arance, facilmente intuibile, ok? Però attenzione, perché come capita a volte in fotografia non è obbligatorio fare foto singole divise tra di loro, ma nel momento in cui un martedì di febbraio di un anno capiti a Ivrea, vai apposta per fotografare in realtà, magari in mezzo reportage te lo porti a casa. Infatti la foto che avete sopra fa parte di un racconto fotografico, ok? Fatto di più immagini, possono essere 10, 15, 20, anche meno di 10, dipende da che tipo di racconto è,
ok? Sono fotografi e fotografe che con un dittico, due foto, ti creano un scenario pazzesco, 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 assoluto. E quindi attenzione, voler fare a tutti i costi la foto bellissima da sola, perché magari a volte è più interessante creare un racconto fotografico scegliendo la sequenza delle foto, prima questa, poi quest'altra, l'ultima, messa per ultima per vari motivi che non sto qui a spiegare, ecco. Tra poco tra l'altro c'è il corso di reportage, piccola marchettata, tra poco vuol dire domani sera. A Gigi, volevo chiedere a voi due, no? Volevo chiedere a voi due che siete ovviamente super appassionati di fotografia. Se una fotografia presa in un contesto singolo e in un reportage può assumere ovviamente un significato diverso? Sì, sì. Ovviamente sì. All'interno di un album di fotografie sicuramente può magari assumere meno valore rispetto al prenderla magari come singola foto, uno scatto singolo, no? Poi dipende sempre dal contesto, però tu hai mai fatto questa cosa, per esempio, di estrapolare una tua foto da un reportage perché magari da sola ha un significato più forte o meno forte, non lo so, come cambia secondo te questa cosa? Guarda, in questo caso basta andare sull'ultima. C'era la scritta sul muro antifascismo sempre, ci sono i due bambini fratellini che si tenevano per mano e lui si è girato verso di me, il fratello maggiore. È piccolina, magari poi vi cerco la versione grande, ve la faccio vedere nel caso. Però sì, c'è la foto che può essere, infatti l'ho messa per ultima. Se vi devo dare un consiglio in 3 secondi sul reportage o una serie di foto, apertura e chiusura, se sono fortine è meglio. Classica cagata che però è vera, se il dessert fa cagare, tutta la cena ti ha fatto cagare perché ti ricorderai quello, una roba così. L'apertura, la persona decide se continuare a vedere le altre oppure no, capite? E quindi a quel punto... Sì, io confermo in pieno perché penso che anche in altri ambiti, anche tipo a livello giornalistico, se non fai il titolo clickbait, molto probabilmente poi la gente non entra nemmeno. O un video su YouTube, per dire. Se la copertina non è bella, non è forte, sia in senso positivo che in senso negativo, molto difficilmente le persone guardano le altre foto. E se le guardano, non le guardano con lo stesso occhio in cui le guarderebbero se la foto principale... Concordo. Quindi così potente. Può essere come la stand-up, cioè un comico ovviamente quando sale sul palco cerca subito di o scioccare con una battuta fortissima, oppure comunque fai una bella intro, no? Una bella battuta, in modo che il pubblico si incuriosisce e poi resta lì attento per tutto lo spettacolo. E cerchi di chiudere con una cosa altrettanto forte, perché come ha detto Gigi, è il dessert, no? È la cosa che forse tutti si ricordano di più, la chiusa di uno spettacolo. Sì. Beh, ma quante persone avranno guardato Alco Holocaust di Jim Jeffries soltanto per capire il significato del titolo? Ma infatti il titolo di un reportage è un lavoro personale, attenzione. Una delle idee, una delle politiche è quella di lasciare intendere ma senza descrivere troppo col titolo. Perché anche tu devi invitarti a entrare nello spettacolo o nella serie fotografica. Quindi sì, concordo con quel titolo, attenzione. Ci sta. Direi alla grande, direi yes. E poi è chiaro che, attenzione, non è obbligatorio fare sempre sequenze o serie fotografiche. Si può fare anche la foto singola, come esistono one-liner, come esistono monologhi. Ci piaceva questo binomio, diciamo, questo doppio binario. Ok. Ora, fatta l'introduzione, facciamo una nuova introduzione, in questo caso però dell'ospite. Che dite? Vai. Martina, ci sei? Sì! È con noi, ciao. Martina. Ciao a tutti, io ciao, come stai? Molto bene, grazie. Voi? Benvenuta. Sì. Bene. E come potete leggere, Martina Esposito, Oregon Pizza, poster, illustrazioni, un sacco di roba. E sarà una serata molto molto stimolante, perché abbiamo raccolto, grazie a lei, tanti spunti, molto diversi tra di loro. E abbiamo preparato anche delle domande, ovviamente, quindi... Se avete domande, che poi... Come sempre non seguiremo mai, andremo a parlare di... Esatto. Avete domande anche in chat, chiaramente benvenga. Ecco, parleremo molto di film e di musica, come anticipava Marco.
quindi sono argomenti che di solito generano domande, mezze impazzature a volte. Film brutti. No, oggi non confronto là. Era un inside joke questa fra noi quattro, ecco, poi capirete nel caso. Spero di non fare polemica oggi. No. Ok, Jerry polemica, chi è? Non so, Martina, intanto benvenuta. Grazie mille intanto, a voi. Presentati al pubblico di YouTube. Chi sei? Chi è Martina Esposito? Sto cognome napoletano, Mattia, tra l'altro. Cioè, abbiamo due Esposito in questa chat che... Non siete di Napoli, no? Sì, ragazzi? È vero. Io sì. Tu sì, di originaria. Io sono di Sarsizio, però i miei nonni sono di Napoli. Ok. Sì, okay. Allora, cosa faccio? Cerchiamo di essere brevi, che è molto difficile per me, però... sì, allora, io mi occupo di illustrazione e di poster art, che è una di quelle definizioni che solitamente lasciano sempre un po' basiti, perché non si capisce bene che cosa sia, giustamente, ma perché è una cosa molto più americana. In Italia funziona un po' meno, però ce n'è, che è legata solitamente al cinema e alla musica, quindi a quei due ambiti che per me sono fondamentali, perché io li amo molto. E non sapendo né recitare né cantare, faccio l'unica cosa che sono in grado di fare, ovvero disegnarli, ed è appunto un tipo di mestiere che io ho scoperto col tempo essere molto gettonato negli Stati Uniti, soprattutto da noi un po' meno, però l'ho scoperto durante l'accademia. Io ho sempre disegnato molto, in accademia mi sono resa conto che era possibile dedicarsi esclusivamente a questo tipo di cosa, quindi l'illustrazione per me era soltanto quella legata all'editoria per ragazzi, quindi per bambini, e per me era davvero difficilissima, anche perché il discorso poi che faceva Gigi riguardo al one liner, per me vale molto, cioè io mi sento una one liner, nel senso che non c'è una narrazione per tavole, no? Che ovviamente è una via anche un po' di comodo, perché cioè, lo storyteller è un mestiere molto difficile per me, che ammiro tantissimo e che seguo tantissimo, ma che penso sia difficile da mettere in atto, cioè non è così semplice. E quindi in quel senso lì, ecco, mentre parlavate di quelle foto, insomma, mi veniva in mente questo. Poi vabbè, parleremo un po' più a fondo di tutto. Guarda, abbiamo parlato, ovviamente noi parliamo sempre di stand-up e fotografia in questo format. E volevo chiedere anche a te, come abbiamo fatto con tutti gli ospiti, come chiediamo sempre tra l'altro alle persone nei commenti, potete rispondere anche voi. Quali sono secondo te le similitudini fra stand-up e fotografia? O le differenze, insomma, poi un po' te. Allora... Io non premetto che non sono una grande esperta di fotografia in realtà, però ci sono degli argomenti che seguo comunque l'interesse. Uno di questi, per esempio, soprattutto in questi ultimi tempi, insomma, è la segregazione razziale negli Stati Uniti d'America, no? Che è uno dei miei grandi... Io ho letto un sacco di libri, soprattutto biografie, perché mi piacciono molto. E uno dei fotografi che ricordo ha rappresentato meglio le cose è stato Gordon Parks, che ha lavorato moltissimo, no? Famoso soprattutto per Life, penso che abbia curato per 20 anni o anche di più la rivista, e lui era uno di quelli che diceva: io uso la mia macchina fotografica come un like a weapon, che cioè in realtà è come un'arma, però intesa nel senso più alto del termine, no? Alla maniera un po' di Woody Guthrie con la chitarra che uccide i fascisti, cioè nel modo più artistico possibile. E la stand-up è un po' così per me, quindi quando si tratta di in qualche modo, ecco, fare un atto sociale, un atto politico con il proprio mestiere, si sta dicendo la stessa cosa, anche se con in due modi diversi. Lui era, a me piaceva moltissimo, lui tra l'altro era uno di quelli che ultimo di 15 figli, mi pare, ha vissuto su un autobus perché era poverissimo. E il primo una vita un po' povera. Sì, era... Beh, Gigi lo saprà, non lo so, però insomma... Eh sì, guarda, la sua vita è stata
alla vita, secondo me. La biografia, guarda come è preparato. Guarda, questa non era. Io non gliel'ho proprio parlato di. Una biografia simile è la sua vita, ecco. Bravo, pensavo esattamente alla variante fotografica di Pryor. Concordo. Sì, è vero. Quindi sì, è bello anche accostare fotografi a comici. Noi abbiamo trovato tantissime similitudini, il fatto di sia fotografo che comico si mettono a nudo, no? Il comico su un palco, il fotografo ovunque si trovi, per strada, altri fotografi. Abbiamo trovato tantissime similitudini, anche la gente nei commenti ci ha dato tanti spunti per riflettere, quindi anche questo secondo me di accostare un fotografo a un comico, proprio anche a livello di vita personale, perché ovviamente poi tu porti sul palco quello che ti è successo in vita, no? Nella stand-up comedy, è la stessa cosa secondo me nella fotografia in tantissimi casi, quindi ci sta. E appunto per quanto riguarda questo, perché in Italia non funziona mai niente, ci chiede Giulia, tanti motivi. No, Martina, tu presenti. Parliamo dei miei. Ah, ok. Nel tuo campo, tu hai detto che ovviamente il poster making in America funziona molto di più che in Italia, è molto più apprezzato, immagino, giusto? È proprio un mestiere, cioè esiste un mestiere. Io penso, rispondendo a questa domanda, mi sono fatta questa idea almeno, che noi abbiamo avuto la fortuna di avere una storia dell'arte consistente. E quindi siamo un po' viziati, cioè non so come dire, per noi il graffito non è considerata arte, no? Cioè noi siamo rimasti un po' al dipinto come manifestazione artistica, non so, in realtà è un discorso generalista che non ha senso perché in Italia ci sono delle cose simili, però non hanno il respiro che hanno sicuramente negli Stati Uniti, ma poi gli Stati Uniti sono nati, cioè è proprio un discorso veramente troppo lungo, però... Io credo che si possa sintetizzare nel fatto che la gente va sempre educata a un linguaggio che magari non è... Vabbè, forse è anche una questione di necessità e di urgenza. In Italia non l'abbiamo mai avuto come cosa prioritaria. In certi Ma allora io adesso sto elaborando un testo proprio sulla storia del poster musicale soprattutto e nasce di fatto per sponsorizzare un concerto, cioè nasce... con l'intento principale che è quello della promozione, quindi non ha nessun tipo di accezione artistica inizialmente. Poi nel momento in cui si cerca di, diciamo di, non so come dire, cioè, il suo intento diventa quello celebrativo e non promozionale, diventa un'opera d'arte, quindi viene stampato in un certo modo, viene... venduto a tutti gli effetti come se fosse un'opera d'arte, poi arriva la commercializzazione estrema del merchandising negli anni 80, quindi diventa proprio un mero strumento. È una storia però appunto che nasce dalle stamperie in cui chi faceva promozione per gli eventi fieristici oppure per gli incontri di boxe la faceva pure per Johnny Cash, cioè non c'era nessuna differenza all'epoca, anche perché il rock and roll era considerato davvero uno dei generi, un genere di passaggio, e tra l'altro fatto da, come diceva Frank Sinatra, da imbecilli, no? Suonato e cantato da perfetti idioti, quindi molto passeggero, e invece poi insomma Un po' come la trappola oggi. Esatto, ok, è un discorso che ovviamente si può fare in tutti gli ambiti, cioè non solo nell'arte, fotografia, stand-up comedy, musica, perché siamo indietro anni luce anche dal punto di vista musicale in Italia, no? Cioè voglio dire, quando in Inghilterra c'erano i Beatles, in Italia c'erano i Pooh, c'è sempre qualcuno. Certo, sì. Leggermente indietro su certe cose, purtroppo. Quindi magari non c'è un motivo specifico, però ci sono svariati motivi per cui certe cose in Italia non funzionano. Il comico non è un mestiere, o il poster artist non è un mestiere, no? Cioè, sì, poi noi soffriamo molto di questa cosa, secondo me, noi soprattutto in Italia abbiamo questa... Infatti mi piace il discorso che sta facendo Mario in chat, dice, oppure disponibilità ad apprendere ipotesi diverse, quella magari in Italia manca rispetto ad altre realtà, e concordo, sinceramente. Manca la curiosità, manca la curiosità, è quello che noto sempre, lo vediamo esibendoci in Inghilterra, in America, in Italia... lo vedi proprio nel pubblico, cioè il pubblico non è educato a un certo tipo, nel mio caso, di comicità, però immagino sia la stessa identica cosa per voi due che fate due mestieri diversi dal mio, quindi i riscontri purtroppo sono quelli, no? Sì, ma poi appunto io... No, scusa, dimmi.
No, dicevo, in linea di massima sì, ci sono festival di fotografia all'estero, adesso qualcosa in Italia si sta muovendo, però non sono paragonabili ancora, secondo me, ecco, qualcosa sì, ma poco. Ma poi le cose che tu vedi, per esempio, in America arriveranno dopo 20 anni qua, cioè io me ne accorgo, ma non so, adesso Marco parlava appunto anche della musica, per esempio, se io penso, una delle cose che io ho notato subito da ragazzina era il grande amore che aveva De André per Bob Dylan, e io, cioè, mi sono accorta che c'erano i dischi degli anni dell'85, dell'84 di De André che suonavano come Desire, che è un disco del 76 di Dylan, no? Le stesse sonorità che arrivavano da noi ed erano nuove in quel momento, ma erano state fatte 10 anni fa in America, no? Quindi le avevano metabolizzate evidentemente e fatte proprie in Italia, però c'era un ritardo consistente. Guarda, non lo so. Sì, c'è proprio una non voglia di imparare. Per esempio, facevo un discorso con Tiziano su Battisti. Battisti è stato massacrato in Italia, hanno detto che era stonato, che non sapeva cantare, hanno distrutto, è forse uno dei più grandi, forse il più grande innovatore della storia della musica italiana, Lucio Battisti, no? Però in Italia è stato preso, come dire, è stato quasi preso per il culo anche dalla stampa stessa, sì. E quindi poi andava a suonare all'estero, insomma, ha litigato con giornalisti, non andava più in TV a un certo punto. Quindi è questo fatto del non capire un artista all'avanguardia sotto ogni punto, ogni campo, no? Non solo nella comicità, nella musica. Ma immagino anche nella fotografia ci saranno questi esempi, come sì, registi, sì, come attori, insomma, è un discorso, come avete detto voi, super complesso. Sì, perché a volte sembra quasi che in Italia non ci sia la via di mezzo, nel senso che o c'è la roba, e mi allaccio a Giulia in chat che parla di nicchia, allora, sembra quasi che non ci sia la via di mezzo in Italia, ovvero roba mega vecchia, oppure non innovativa, oppure roba mega di nicchia, sperimentale, che ahimè magari non ha il seguito che meriterebbe, non so come dire. Il mezzo che magari all'estero c'è, qui tende un po' a mancare forse. Sì, c'è un po' paura forse di lasciarsi andare a, non lo so. E quando ti lasci andare del tutto, perché ti devi staccare dalla roba. Ma è così che sono nate le rivoluzioni, però, a livello generale, no? Ma anche nella scienza, cioè non so, magari l'azzardo ha portato a una cosa buona, non lo so. Poi l'azzardo, parlare di azzardo con la poster art è un po', vabbè, anche un po' ridicolo, però comunque, vabbè, il piccolo. Sì, tu ci hai nominato un po' di artisti. Chi è l'artista che ti ha influenzato di più? Anche un comico, un cantante, non so, in generale, la tua vita, da chi è stata influenzata di più? È difficile trovarne uno, però... allora, quello che, per esempio, a livello proprio... totale mi ha incuriosito moltissimo, è stato William Blake, che era un incisore, pittore e poeta. Lui era un inglese, nato alla fine del 700, e lui era uno di quelli che diceva che l'immaginazione non è uno stato mentale, ma è la realtà stessa, no? Che è un po' il discorso di X, cioè è uno di quelli che però pensava questo nel 1700, quindi fu chiaramente dichiarato pazzo, ebbe una vita terrificante e additato di essere blasfemo, perché poi era uno di quelli che parlava in modo molto personale della religione, non è che non fosse religioso, però aveva una religiosità, una morale molto, molto propria, no? Okay. Ed è uno di quelli che io rivedo moltissimo in Nick Cave, rivedo moltissimo ovunque, sia nella poetica che ha avuto, perché era veramente rivoluzionario, cioè ha detto delle cose che... Le porte della percezione è una frase sua che parla appunto di una libertà, no? Che lui si auspica che arrivi per tutti, intellettuale oltre che fisica, sicuramente uno di quelli che appunto per me ha fatto una differenza sia a livello storico che nella mia personale storia, l'ho letto tanto, ho visto le incisioni che sembravano fatte veramente, sembravano uscite da un fumetto e della roba di inizio 800, no? Uno che ha rivoluzionato, no? Un rivoluzionario dal tuo punto di vista. Sì, per me è stato il primo che davvero mi ha avvicinata alla realtà, non so come dire, in qualche modo. Ci sta. E mi ha fatto un po' svegliare. Poi dopo in realtà, sono un sacco di cose, penso che ognuno abbia 200 input
libri, film, dischi, non parliamo, cioè, stiamo qua una settimana ovviamente tutti allora quanti, parleremo però, anche di quello, parleremo anche di quello. Però sì, sono molto dell'idea appunto anche insomma riguardo quello che poi si dirà dopo, che sia importante mischiare le arti, cioè ecco, farsi influenzare da un architetto facendo il pittore va benissimo, cioè non è un problema per me se uno faccia davvero il banchiere e poi dopo si compri la chitarra di Hendrix, cioè non ci vede nulla di strano. Anche certo. Questa è una cosa che molti fanno fatica a capire. Cioè questa, non lo so, bisognerebbe essere un po' più sciolti forse. O meno rigidi. Ma in generale sì. Io Martina, io ho una domanda che è legata più o meno alla risposta, alla domanda di Marco e alla risposta che hai dato tu. Invece di una persona o un attore, eccetera, a cui tu sei legata, un film a cui tu sei legata, un tuo progetto, una tua illustrazione, anche che non abbiamo qui noi stasera, a cui tu sei particolarmente legata, magari anche a livello affettivo, non lo so. Oddio. Quella che ti ricordi di più, insomma. Quella che mi ricordo, perché in realtà sono talmente tante. Quella forse... allora, in realtà no, ti dirò una cosa che sembra veramente una risposta da Marzullo, però le cose che mi ricordo di più sono quelle che non ho fatto, ma perché io sono stata dei giorni interi a pensare a dei poster che volevo fare e non li ho fatti. E io ho in mente un'idea di come li vorrei, cioè io nella mia testa li conosco molto bene, cioè so esattamente come li vorrei fare, ma poi quando arrivo a doverli fare non c'è proprio verso, e di solito hanno a che fare con i film intoccabili, insomma, quindi si tratta di quei grandi, cioè per me c'è cioè una volta in America, io non so se riuscirò mai a farlo, perché è una di quelle cose che per me, ecco, forse non so, tra tante cose che ho fatto che mi risultano molto più semplici, quelle che io ho qua, e io ce le ho qua perché io ho una lista mentale lunghissima, sono sempre lì e io non riesco a sistemarle, forse sono queste le cose. Ti piace? È una risposta un po' così, però... Se ti conforta anche per me, no, è perfetto. Ecco, c'è l'elenco di quelle foto, di quei progetti che sono lì. Sì. Ci sono delle cartelle intere di documentazione che dici, vabbè... Me ne guardo, sì, ma io ne ho alcune che sono da 2 anni nel mio PC, non c'è vero, cioè proprio, e io le voglio fare, quindi le farò. Però, Marti, non... io ho una domanda da parte di mio fratello, che è un musicista, e mi chiede, per le copertine degli album di musica preferisci foto o disegno? Allora, se il mio è bello, il disegno. È ovvio che ci sono foto molto brutte e disegni molto brutti nella storia del disco. Io ho un amore storico ormai per lo studio grafico dei Pink Floyd, che si chiama Hypnosis, che è quello che ha curato tutte le copertine dei Pink Floyd praticamente. Loro a un certo punto, loro si conoscevano dal college, si sono affidati completamente a questi due che sono Storm Thorgerson e Aubrey Powell. E loro, nel pieno della psichedelia, quindi nel pieno di queste visioni folcloristiche fatte dipinte a mano, dove si rievocavano folletti, streghe, fate, hanno fatto del fotoritocco, quindi tutte le foto che riguardano Wish You Were Here, piuttosto che Dark Side of the Moon, o Medal, o Amagamma, sono cose fatte in un momento, in un contesto storico, assolutamente cioè in completa controtendenza, cioè è dichiarato anche tra l'altro da Thorgerson la volontà di andare contro la psichedelia e di fare qualcosa che nessuno aveva mai fatto, anche perché il fotoritocco negli anni 70 non era, cioè era un frutto di una valanga di esperimenti falliti, quindi poi non c'erano i mezzi che ci sono adesso, quindi per me ecco quelle copertine lì che sono fotografiche però falsate, giocano molto con la tua mente, no? Cioè Amagamma, per esempio, che è una dentro l'altra, cioè sono delle cose che dici, non so, un bel disegno, sì, mi piace, però questo è veramente, cioè io capisco che tu hai un'idea molto precisa, tra l'altro davvero nel caso di Pink Floyd, loro a un certo punto hanno fatto in modo che la loro immagine pubblica fosse praticamente legata esclusivamente allo studio, non avesse nulla a che fare, non c'erano fotografie in giro di Pink Floyd, in un momento in cui invece c'erano molti ritratti fatti a china,
poster realizzati. Secondo me erano dei rivoluzionari anche per quello, no? Hanno stravolto anche da quel punto di vista tutto, no? Hanno proprio... Sì. Sono stati uno shock culturale clamoroso. Quindi. Molto grosso, anche perché poi molti hanno voluto salire sul carro del vincitore, chiaramente, perché poi sono stati i primi, poi chiaramente sono arrivati, cioè, insomma, sul carro sono saliti i Led Zeppelin, quindi non è che sono saliti dei... Vabbè, però, insomma, hanno capito che il potenziale era alto. E loro fecero, tra l'altro, al di là del successo enorme di Dark Side of the Moon, già nel 72 il primato, appunto, di Hypnosis fu la prima copertina per una major senza titolo dell'album e nome dell'artista, perché uscì Atom at Mother, che era questa mucca al pascolo, che non c'entrava assolutamente nulla, no? Tra l'altro, con quello che c'era dentro il disco, c'era un'immagine di una mucca nella campagna inglese, perché i Pink Floyd chiesero un'immagine che fosse il più lontano possibile dal contenuto del disco, no? E loro cosa, ovviamente, poi qual è il genio per me è che tu ti ritrovi al negozio di dischi e tra tutti i vari dischi che sono tutti uguali ti trovi questa mucca e dici: ma che cos'è? Per saperne di più, no? E quindi sono stati coraggiosi, sono stati anche coraggiosi. Beh, certo, anche perché la etichetta discografica non ha sopportato l'idea inizialmente, poi ha capito che insomma c'era altro, però non è facile, insomma. Certo. Io concluderei la parte cover musicali con un consiglio: ascoltate Cover di Caparezza, che per me è un capolavoro allucinante come canzone, è un testo assurdo. Se non l'avete fatto, analizza tutte le cover più belle della storia della musica in un testo assurdo. E poi ci sono i due commenti di Guy e Mario, che secondo me sono importanti anche per concludere il discorso Italia piuttosto che America, no? Il fatto che in Italia siamo pigri e siamo terrorizzati dal cambiamento. Secondo me sono entrambi commenti troppo veri. Sì. Purtroppo veri. Sì. E io ho l'ultima domanda mia personale per Martina, che è per poi collegarci a tutto quello di cui parleremo adesso, perché parleremo abbastanza di film, ragazzi. Quindi preparate domande. Io farò molte polemiche, quindi litigheremo tutti adesso. Sì, quindi... Qual è il film che ti ha scioccato di più quando l'hai visto? L'hai visto e hai detto: Madonna, non ci posso credere, che è successo? Allora, stai attenta a quello che dici, perché potremmo... Sta già mettendo 200 mani avanti, le sta già mettendo, io l'ho vista. Allora, il film... che, no, puoi ripetere la domanda, scusami. Il film che mi ha scioccata di più? Che ti ha sconvolto di più. Che mi ha sconvolta di più? Old Boy. Yes! Allora, yes! È che è la verità, però allora perché? Ma io posso anche dirti perché, Marco non è più nella conversazione, ma perché in realtà quando io l'ho visto, che ero ragazzina, cioè in realtà la mia iniziazione è cominciata ai 15 anni su tutto, no? Quindi musica, cinema, eccetera, l'ho visto da ragazzina e io, come tutti qui penso, siamo sempre stati abituati comunque a un cinema americano, inglese. L'Oriente non è proprio alla porta, cioè non ci siamo meno abituati, questo è ovvio, per cui per me la vera rivoluzione, al di là ovviamente del finale, vabbè non parliamone perché chi non l'ha visto non ne parleremo, al di là del finale è proprio l'idea, cioè la visione orientale della vendetta, ma dell'amore in generale, no? Dei rapporti, che per me è stata rivoluzionaria, perché poi da lì, se tu guardi tutto quello che offre l'Oriente, da Takashi Miike, insomma, puoi andare avanti per una vita a capire davvero che cosa loro pensano quando pensano all'amore o alla violenza o alla sottile linea che c'è tra dolore e amore. Insomma, per me fu davvero rivoluzionario in quel senso lì. Era un linguaggio nuovo. Poi, mi allaccio a Old Boy. Personalmente è il primo film che consiglio al corso di fotografia. E anche a Marco. È tra i miei film preferiti, il mio film preferito. Vado a prendere
che è una mazzata continua. È notevole. Il mio film preferito, cioè, ma ti rendi conto? Tanta roba, sì. Complimenti. L'ha detto, vabbè. Complimenti. Allora, perché non l'avesse detto, io ho capito il finale di Old Boy dopo 15 minuti. Vabbè, adesso parte, ovviamente parte una rissa. Per carità. Dopo 5 secondi ha capito solo il linguista. Dopo 5 secondi ha detto lui è e vaffanculo, sì. Per carità, un bel film, un bel film. Però parleremo di film seri fra poco, no? Farei vedere tante cose. Al di là di questa... Marco, ti ricordo che ti posso togliere dalla, Quindi non fare troppo il, mi raccomando. La censura, l'Italia che paese di merda, ragazzi. Hai appeso un filo, appeso un filo proprio tipo così. Mi censurano, solo in Italia. Dopo Grillo... Dopo questa, la pelle che abito ci dice, credo sia Tiziano con noi, come di un film clamoroso di Almodovar. Molto bello. È veramente un film folle, consigliatissimo. Ecco, parlando adesso di cerchi alleati, ma comunque vabbè. Parlando di Takashi Miike, una scena che ho volto è la scena del mestolo di Godu, perché morire col mestolo non è facile, e c'è qualcuno che ci riesce, ecco. Però solo il ricordo mi fa male. Sì, ma anche Audition, cioè sono delle robe che sono poi in realtà molto famose nell'ambito, però sì. Però Marco deve arrivare a patti col fatto che Old Boy è il film che Tarantino voleva fare. Esatto. Qua, vabbè, poi non l'ha fatto, ha capito che... che non era in grado. Luigi, per favore, puoi dire al mondo intero che ci sta ascoltando cosa hai detto prima su Kill Bill? Per favore, ripeti questa. Old Boy è più bello di Kill Bill e sono convintissimo. Sicuramente del 2. Sicuramente del 2, che è inutile, secondo me. Kill Bill, nell'uno hai le domande, nel 2 hai le risposte. Le risposte sti cazzi, no? Sappiamo tutti che le fotografie più belle sono quelle che alimentano domande. Probabilmente anche i poster illustrati. Il 2 è uno dei film più belli della storia. Ma l'uno è più bello del 2, secondo vabbè, me. Vabbè, adesso Marco, però. Adesso. Parliamo anche di Harry Potter, perché... Regà, abbiamo fatto un dialogo poche ore fa per fare la prova tecnica e stiamo continuando, è tutto normale. Adesso lo stiamo riprendendo. Ho anche sentito Harry Potter da una voce femminile. No, ragazzi, ma Interstellar, Inception, non lo so. Donnie Darko. Vabbè, ragazzi, ma Pulp Fiction, cioè... Allora... Ecco, a proposito, colleghiamoci, dai, tutti i film della Marvel, da Iron Man 1, Avengers Endgame. Abbiamo cambiato l'Instagram di Martina, ok? Vedo tuono pettinato, mi fa molto piacere. Grandissimo, finto musicista, mezzo musicista anche, nei Laghetto, un gruppo che furono, fantastici. Grande tuono, sì. Tuono pettinato è tanta roba, sì. E questo è il suo Instagram, l'Instagram di Martina, e vi invito ad andarlo a vedere perché lo usa molto bene. Cosa vuol dire? Scrollando capite che si hanno dei collage, si hanno delle cose particolari, brava. ok grazie mille. Guarda, te lo metto anche, Marco, e ti copro con il lo scrivo io. Lui è rimasto sotto con sta cosa adesso, purtroppo sono 5 ore che ci sta pensando, quando gli hai detto? Sì. Giulia dice che si sente male Marco, è colpa mia, sono io, lo sto sabotando. Giulia c'ha ragione, sto malissimo. Ma in senso fisico o in senso di audio? Esatto. Portate i sacchi, Marco. Ecco, andate a vedere l'Oregon di Martina, no? L'Instagram di Oregon Pizza, ovvero Martina, perché ripeto, ne vale veramente la pena. E poi, vabbè, se avete piacere, mettiamo anche gli altri, ma a questo punto concentriamoci giustamente su Martina e vi proponiamo per prima questo poster. Finalmente un film serio. Finalmente una roba di cui possiamo parlare tutti senza menarci. Esatto. Perché è difficile menarsi su Pulp Fiction, effettivamente. Per quanto appunto, no, ho da dire delle cose, però
sul poster. Vai. No, no, beh, sono legata in realtà a un problema anche fotografico di cui si parlava prima, ovvero al feticismo che io ho per il ritratto. Perché io lo so che ce l'ho, nel senso che è evidente, me l'hanno detto, io lo so, è come l'alcolismo, però che fare con i ritratti? E quindi io continuo, nonostante mi venga detto che io faccio solo ritratti, no? Ma perché per me davvero il ritratto è una forza unica. Il problema è, anche a livello fotografico, no? Per chi fa solo ritratto, e chiedo anche a Gigi o comunque a chi si occupa anche di fotografia o chi ha questo problema che ho io, questa dipendenza che ho io, è un limite, ci si specializza in qualche modo in questa cosa, quindi sei una di quelle appunto che vengono prese quando si parla di ritratti, quindi ok, è un'arma a doppio taglio per me, no? Mm-hmm. Ma ti... Come si risolve questa... Ti dico, la prima cosa che mi è venuta in mente 10 secondi fa, mentre parlavi, è questa. Il famoso Steve McCurry può star sul cazzo per vari motivi. Ma Marco non piace, per esempio. Ma infatti, fotograficamente, la biografia è notevole, attenzione. Quando leggi la biografia di Steve McCurry, capisci perché c'ha una mano offesa e quindi deve scattare con l'altra mano. Capisci che ha rischiato la vita più volte e via dicendo, però magari ha generato anche un po' di mostri, nel senso, se vai in India, la mezza foto la McCurry la vuoi fare, purtroppo, perché ti stai pigliando un aereo per andare dall'altra parte del mondo e c'hai in testa sto qua, capisci? Un americano di Filadelfia, in India. No, bussa via. Ok. E detto ciò, la copertina che ha venduto di più di sempre del National Geographic è la sua. È la sua. La ragazza afghana. E cosa c'è in copertina? Una foto di McCurry? Sì, ma che cazzo c'è in sta foto? Un volto, un ritratto. Certo. Che ha attirato tanto l'attenzione, chiaramente i famosi occhi magnetici e via dicendo. E quindi la persona, nonostante adesso ci sia un altissimo numero di immagini e subiamo le immagini degli altri, è chiaro che una faccia è una delle cose più primordiali da riconoscere. Se in una foto c'è una faccia piccolissima, dentro un paesaggio, per esempio, tu la vai a vedere, perché comunque è una presenza umana. Mm-hmm. Oppure la famosa cosa per cui vediamo facce, anche se non esistono. Citofonare Padre Pio sul toast o Gesù sulle pantofole. Che cazzo è? Okay. E quindi a quel punto è una scelta condivisibile o non condivisibile, non ti rispondo. Per me è condivisibile, ma sai... È una scelta che non puoi fare altrimenti, perché sei te, capisci? E io la condivido perché effettivamente magari una scena in questo film, magari non c'è un'inquadratura dove lui lo vediamo così, capisci? E quindi a quel punto apprezzo il poster perché mi offre il Martina Scott invece del diretto Scott, non so come dire. È un frame in più del film che non c'è nel film stesso, e a quel punto una persona ci deve essere, ok? Seguendo questo filone di ragionamento, non obbligatoriamente, attenzione. E sì, nella fotografia le cose sono due, o ti specializzi tanto, 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 quindi le persone vengono da te perché sanno che sei l'unico, l'unica a fare quella cosa o a fare bene quella cosa, che fanno anche altri magari. Oppure sì, il classicone a volte è diversificarsi, ovviamente. Cosa è meglio? Non si sa, ecco. Qualcuno dice la prima, perché siamo ormai talmente in tanti che se ti diversifichi troppo rischi di perderti, rischi di fare male più cose. Okay. Poi è chiaro che stiamo parlando di non solo comunicazione, ma soprattutto di arte, quando in realtà in fotografia è più facile parlare di comunicazione che di arte per certi versi. Quindi sono due ambiti un po' diversi in linea di massima. E ti faccio una domanda io. Su alcuni film hai avuto difficoltà su quale faccione scegliere? Perché ci sono film corali dove i protagonisti sono più di uno attore, attrice. Quindi magari ti chiedo questo. Pulp Fiction è il caso emblematico. Appunto. Certo. Ma allora, io inizialmente ero nato così, che poi lo farò. Che è una cosa che io ho visto fare più volte, quindi mi conforta anche un po' che sia così.
ovvero dare diverse versioni dello stesso film. Quindi Pulp Fiction visto appunto dagli occhi di Vincent Vega piuttosto che dagli occhi di Mia Wallace. Okay? E quindi mi piacerebbe fare diverse versioni di Pulp Fiction, però con questi diversi scatti, magari per creare una specie di, sai, un progetto in cui ognuno poi acquista o sceglie il personaggio che in Pulp Fiction gli è più vicino, no? Lì veramente c'è di tutto, c'è Bruce Willis, c'è veramente qualsiasi cosa, quindi è davvero un problema, cioè sarebbe come fare appunto la stessa cosa per le Iene, no? E poi vabbè, Tarantino è uno di quelli che per me, da questo punto di vista, cioè è davvero difficile, come Django. Per me Django non so neanche se sia il vero protagonista poi del film, perché io ricordo sempre molto, al di là del dottore, ma a me piace moltissimo anche DiCaprio lì, davvero, moltissimo. E quindi per me magari quello è il protagonista vero, no? Come la mettiamo anche lì? Cioè, è chiaramente un... quello è, come dici tu, quando parli del director Scott, è effettivamente quello, cioè è la visione pilotata, senz'altro, della trama, del film, di quello che è chiaro. Cioè, per me appunto Mia Wallace, per me chiaramente ha un'importanza, però io mi ricordo moltissimo certe cose legate a lui e per me lui ha una forza, non lo so, cioè è molto male chiaramente, però il discorso appunto quando Marco parla di DiCaprio si vede che ha capito molto bene il discorso, cioè è veramente ma ci sono tantissimi film in cui c'è un ruolo magari che dura 3 minuti e tu te lo ricordi per sempre, no? Caso eclatante, Il silenzio degli innocenti. Bravo. Esatto. Quel matto che vince l'Oscar, tipo, si vede solo per, mi sa, 16 minuti, una roba così, 13 minuti. Una roba così. E poi per Pulp Fiction, parliamo del film con forse la più iconica, no? Locandina della storia del cinema, insomma. Certo, sì. Uma Thurman, come ha detto Gigi, lì vedi ovviamente il corpo anche. Però lo sguardo di Uma Thurman che ti colpisce subito in Pulp Fiction, no? Nella locandina. La sigaretta ti fa già capire più o meno l'ambientazione del film, che a quei tempi, nel 95, Pulp Fiction del 95, era sicuramente rivoluzionaria. Cosa scandalosa di Pulp Fiction, ha vinto solo un Oscar. Ho capito, ma Marco. Io sono quello che polemizza, se qua d'accordo. Sì, no, l'ha annunciato stasera. Pulp Fiction avrebbe dovuto vincere almeno 8 Oscar. Però quell'anno c'erano, se non sbaglio, Le ali della libertà, c'erano tanti filmoni quell'anno. Quindi... Gli americani poi li conosci, Marco. Invecchiati meno bene di Pulp Fiction, se permetti, per certi versi. No, appunto, io Pulp Fiction non dico i film, perché io sono una di quelle che poi i film li riguarda, cioè invece di guardarne di nuovi, io ne guardo 10 volte, sai, quelli che mi piacciono. Anch'io. E Pulp Fiction è uno di quelli, sì, perché siamo due ossessivi compulsivi, probabilmente, però... E ti rendi conto che ci sono dei dialoghi, cioè tu resti incollato, è veramente scritto troppo bene, quando una roba è scritta così è veramente difficile che non vinca, poi vabbè, vincere, sai, insomma. Vabbè, gli Oscar, insomma, sono però, gli Oscar. È vero. Ci sono le dinamiche politiche. ha vinto un Oscar La grande bellezza, quindi posso vincere anch'io. Dai, è pure Sorrentino, ma stasera è così. No, vabbè, se mi smonti La grande bellezza, direi di proseguire verso il secondo film, che è La grande bellezza, no? Ma mano, me ne vado. Una cosa che apprezzo molto è che tieni i titoli originali. Beh, sì, cioè, no. Certo, in Italia no, nel senso che... No, è vero, sì. Alcune traduzioni, lo diceva prima Fabio... Esatto. Rispetto a Angry, esatto. Con qualcosa in più, è una roba democristiana, cioè da famiglia cristiana, sicuramente, cioè la fanculo. Beh, è come il solito se mi lasci ti cancello, dai, insomma, sono le solite cose. A me fa ridere anche How I Met Your Mother, che veramente in italiano è la cosa più cristiana al mondo, cioè come conosco, alla fine del programma. Cioè, capisci che sì. Io penso... vuol dire ne conosco 1000 e poi c'è tua madre e non rompi la minchia, ok? Invece alla fine comunque c'è il lieto fine, che è Mulino Bianco, no? Sinceramente no. C'è solo un titolo che a me piace di più in italiano che in inglese, che è L'uomo che non c'era. L'uomo che non c'era, che in inglese Limone. È... Limone. Sì.
Però gran film, gran film. In italiano secondo me rende di più il titolo, perché The Man Who almeno dall'esterno, The Man Who Wasn't There, a me sembra quasi troppo specifico, non so come dire. Invece L'Uomo Che Non C'era, ti chiedi qualcosa in più, dove non c'era? Se fossi americano o inglese non la penserei così, attenzione. Mm-hmm. Però l'unico titolo che preferisco in italiano forse è quello. Poi sì, dicevi Se Mi Lasci Ti Cancello e via dicendo, improponibili. Tutti i vari Se Fai, Se Dici, insomma, sono stati la piaga degli ultimi 20 anni. Sì. Se scappi di tutto, cagate guardi. Ma il problema è che molta gente non ha visto il film per questo motivo, cioè nel senso che davvero poi tu scoraggi le persone, perché io se vedo una roba del genere dico, ma un'altra commedia, magari no, però non è la stessa cosa, no? Fondamentalmente democristiana, però appunto riguardo a quello che dicevi anche tu all'inizio, che dicevate tutti sull'adattamento anche delle quote degli stand-up comedian, che è una di quelle cose che io non riesco a pensare di tradurre, cioè è davvero per me difficilissimo. Io leggo i libri in lingua originale, ma perché è veramente, cioè, non, ci sono delle cose che non si possono tradurre, secondo me, è davvero difficile. Cioè, certe cose nascono in quella lingua lì perché sono state pensate in quella lingua lì. È veramente dura fare un adattamento che sia vicino all'originale. Non lo so. E poi c'è il film, molti, cioè, penso che quasi tutti forse adesso li guardiamo in lingua originale, poi sia le serie che i film. Sì, manca. Poi ti rendi conto che certi doppiaggi, quando ti va bene, funzionano, ce ne sono altri, ragazzi, al di là del discorso cannarsi con Evangelion, che è salito su un casino, giustamente, no? Perché lì davvero Netflix ha fatto una cosa, la traduzione a calco, cioè delle frasi che davvero sembravano tradotte col traduttore di Google, e lì dici, c'è qualcosa che non va, no? Cioè, al di là della potenza evocativa, però proprio... Quindi sì, no, questo, il problema è l'adattamento, ovviamente. I doppiatori, io volevo chiedere ad Angelo nella prima puntata, ma non hai, a volte l'adattamento capisci quando non è il massimo della vita, ecco, magari gliela farò in privato, perché ho ancora questa curiosità. C'era Angelo Maggi, che è il doppiatore tra gli altri di Iron Man, e via dicendo, quindi l'ho visto. Si accorge quando sta dicendo delle cose che magari lui non direbbe o direbbe diversamente, ecco. Ma infatti, guarda, io mi ricordo che avevo visto una su YouTube proprio, mi pare, un'intervista che avevano fatto per la prima stagione di True Detective. Mm-hmm. E si sono accorti, vista la qualità altissima della serie, che era praticamente un film diviso in parti, di dover riportare un impianto cinematografico anche per l'adattamento, e quindi per il doppiaggio. Cioè, il doppiaggio di True Detective è a tutti gli effetti un doppiaggio cinematografico, perché non si può, cioè almeno questo era quello che dicevano loro, perché non si può abbassare la qualità in questo modo. Cioè, ci sono delle cose che sono doppiate in un modo diverso. Cioè, voglio dire, insomma... Invece Arancia Meccanica, qui la locandina che vediamo, che rapporto hai con questo filmone? È uno di quei filmoni che... questo, per esempio, era molto chiaro nella mia testa, anche perché a me piace molto il simbolismo. Io sono molto vecchia, quindi in realtà mi piacciono proprio le cose vecchie, mi piacciono i pittori, appunto, cioè Blake, mi piacciono quelle robe del 1600. Quando c'è un simbolismo nell'immagine, poi io lo faccio un po' mio, no? In questo caso, per esempio, il latte davanti al viso è chiaramente riferito al latte più, insomma, del bar, però insomma, ecco, in quel senso lì per me era già chiara, cioè io pensavo a quel film con questa immagine in testa, poi per me doveva esserci comunque un primo piano suo, perché vabbè, lui. Beh, certo. Perché lui, cioè, perché quella è una di quelle robe che la riconosci ovunque vai, in qualsiasi paese, vedi quest'occhio e capisci. Però insomma, sì, era... tanta roba, complimenti, bellissimo. Grazie. Se riprende l'arancione, il latte, lo sguardo suo da psicopatico. Riassume, sì, proprio il film, questa locandina, quindi complimenti. Grazie. Sento di trovare un momento. Sento di trovare, esatto. Manca solo Beethoven e ci siamo. Ecco. Apprezzo molto, sai anche cosa? La scelta delle font.
perché qui la font moderna, pulita, ci sta da Dio, perché vuol dire prendere un film non recente, però cercando il giusto equilibrio fra l'età del film e la chiave di lettura moderna. Usare, come dire, usare anche la font per dare questa idea, secondo me è vincente come cosa, ecco. Ti ringrazio. Roba, sì. Ma io ci perdo molto tempo sulla scelta della font, devo dire, perché è importante. Si vede nel senso buono, ovviamente. Anche perché la poster art è, insomma, è testo e immagine, quindi se il testo non funziona te ne accorgi subito. Cioè... Hai mai visto Helvetica? È un documentario sull'Helvetica proprio. Sì. E a me fa ridere perché cioè, intervistano sia chi lo odia sia chi lo ama l'Helvetica. E mi ricordo che c'è un tizio che proprio parla dell'Helvetica, la font elvetica, come se fosse veramente pelle di stracchino, quella roba lì. E poi mi ricordo di un direttore di una rivista che non concordava con l'articolo di un suo giornalista, e lui l'ha pubblicato, però che cosa ha fatto la cosa geniale? Ha messo una font, avete presente quella fatta a icone, a simboli, e quindi era illeggibile l'articolo. Però non poteva dire al giornalista, guarda, non ti ho pubblicato, ho scelto io la font. E questa cosa secondo me è stata geniale. È carino come documentario, si chiama proprio Helvetica, se non sbaglio. Molto carino. Tanta roba, sì. Sì. Ma, guarda, io devo ringraziare la mia professoressa in accademia, perché lei ha capito, quando io non riuscivo a fare illustrazioni per bambini, perché evidentemente, cioè, potete capire che è impossibile per me fare illustrazioni, cioè non faccio veramente fatica, non è che non mi piace, però non ci riesco, lei mi consigliò David Carson, mentre tutti gli altri consigliava illustratori per ragazzi, mi consigliò questo impaginatore di San Francisco, che era un pazzo totale, era un surfista che negli anni 90 impaginò il Surfer Magazine, però in un modo molto molto diverso, ai limiti dell'illeggibilità chiaramente, quindi è un lavoro decorativo legato al lettering, no? E da lì ovviamente io partì per la tangente, però ecco, da lì io poi ho imparato a studiare meglio anche quello, perché per me è parte dell'illustrazione assolutamente. Figa. Ti capita di modificarli? Certo. Sì, questo è modificato. Sì, ma è una cosa che non tutti sanno, però, perché sembra, ma sì, scegli una font e ti tieni quella, no? Attenzione, no. C'è il vettoriale, quindi poi... Io le disegno tutte, sì. Tutte, sì, ma perché tanto per me diventa davvero una parte, cioè diventa illustrazione. Io non ho... Per me non c'è una differenza. Certo. Grande. Passiamo al terzo film. Gigi, commenti importanti, raga. Qua vedo, tolgo un attimo. Sono commenti importanti. Qualcuno c'ha un Oregon Pizza originale a casa. Oddio santo. Hai una tiratura alta, bassa? Tiratura mediana, altissima, tiratura bassa. Ma no, dai, basta per il momento. Ok, no, beh, sai, in Italia giustamente si usa una tiratura non altissima, in America si spara subito uno di mille, non so come dire. Il trucco di cambiare formato, tipo 30-45, 31-46, quindi rifaccio la tiratura. No, sei uno stronzo, cioè, ti permetti. E quindi, vabbè, lascia stare. È una roba interna che c'è sia in fotografia che nell'illustrazione, quindi mi sono permesso di commentare, ecco. Il collezionista serio si incazza davanti a ste cose, o non ti considera, giustamente. Grande Heidi, IDS, grandissima, ancora di più, ok? Ma chi è sto genio? Forse è il boy, non mi ricordo. Ok. Qualcuno cita The Smash. Shine. La luccicanza non si può sentire, però, se permettete, cioè, in italiano. Perché com'è in inglese? Shining. Ma perché fu tradotto? No, però nel film. Sì, nel film. Sì. Nel film, però capite che luccicanza, che cazzo è? Cioè, perché poi il titolo l'hanno lasciato normale? Sì, no, il titolo.
Sì, titolo per fortuna, sì. Sì, sì, sì. Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. No, no, sì. Ecco, vabbè, insomma, sì, Full Metal Jacket ne parlavate l'altra volta, però per me è il più grande film di guerra mai fatto, con tutto che mi fa spaccare dalle risate. Sì, e poi pianco tantissimo nella parte finale, quindi... ha voglia. Il grande palla di lardo. Grande palla di lardo. Poraccio, yes. Goodfellas, ecco in chat, magari non lo conoscete come Goodfellas, ma Quei bravi ragazzi. Ok, sempre per la traduzione, scusate, l'adattamento italiano. Ecco, Goodfellas è un titolo decisamente più potente, anche perché è un modo di dire, cosa che Quei bravi ragazzi non è un modo di dire, Quei bravi ragazzi, è una frase. Invece Goodfellas fa riferimento anche a un modo di dire. Tipo Wise Boys, mi sembra una cosa del genere, Wise Guys, ma che... A riferimento. Sì, è un po', infatti, secondo me, un adattamento, però è comunque rimasto accattivante con tutto che Goodfellas fa. Ah, dai, ci vuole fare, diciamo. Sì, qualcuno l'ha visto in chat, eh? Speriamo di sì. E è un film dove si abbracciano più di 25 anni di vita. Partiamo in realtà negli anni 70, 1970 per pochi minuti, pochi secondi, ok? Cioè la scena del baule, esatto. Poi però si torna nel 55, poi si arriva agli anni 80, quindi abbiamo proprio 25 anni di storia e non vi anticipiamo niente, è tratto da una storia vera, da un libro che però parla di una storia vera. E è un gran film, obiettivamente, veramente un gran film. Sì, gangster, sì. No, per me, con C'era una volta in America, forse i più bei film sui gangster, no, americani. Sì. Come Scarface, per me sono quei tre che... Sì. Adesso penso che debbano anche rifarlo, ho sentito questa cosa che mi sono chiesta come mai, però vabbè, dovrebbero rifare Scarface, c'è in ballo questa ipotesi, però... Allora... Giulia ci chiede no spoiler perché lo stavo per vedere. Allora, il finale di Tutella, raga, parliamo del finale. Parliamo del fatto che... Si scopre che il boss è il maggiordomo. Beh, parliamo del fatto che c'è una madre di Scorsese. Questo è il tipico film di Scorsese, poi, tra l'altro. Lunghezza incredibile. 30 anni di storia. Allora, qua c'è una ragazza da aprire. Avete visto The Irishman? Sì. No. Io non ancora. Film osceno per me. Goodfellas è proprio, cioè, secondo me è quasi un sequel di Goodfellas, quello che ha voluto creare lui, tutti questi attoroni che fanno sta sfilata, no, per l'ultima volta tutti assieme. Ma Goodfellas è un capolavoro allucinante. Nominano anche Casino nei commenti, che è un altro film pazzesco. E in tutti questi film che abbiamo citato c'è sempre un tocco di stand up, no? Tra un po' Marco penso che lo c'è. Ma raga, non guardate The Irishman, è un film imbarazzante. Ma perché? Perché? Perché non succede nulla, non succede nulla. Due ore. No, sono tre ore. Io non ci sono quei film. In cui non succede nulla, sono quei film in cui non capita niente, ma però attenzione, non capita niente secondo noi. Per esempio, regà, non voglio fare il Bastian contrari, però qua mi piglio gli insulti. Magari se lo rivedo mi piace, però un film che non mi ha detto niente, so che piace a tanti. No, mi tocca. Sto per dire Interstellar, io lo so. Big Fish. Ah no, Big Fish fa cagare, confermo. Big Fish mi è passato davanti e ho detto, vabbè, e sti cazzi, cioè, non lo so. Magari se prova vedi... il fatto che faccia cagare, vedi. Big Fish è due di Big Fish, intendo quello grande, quello vero di Tim Burton. Ho avuto la stessa sensazione con Lost in Translation. Per me è un film imbarazzante, però la gente lo reputa un capolavoro. Sinceramente un po' concordo, ecco, sì. Sì. Ecco, qui hai sintetizzato alla grande con due elementi grafici, ovvero pallottole e specchietti. Specchietti non retrovisori, ma discoteca media milanese. Lustrini. Famo a capisse, dai. Okay.
Ecco, Cubic Fish abbiamo perso visioni, chiedo scusa, ecco. Okay. Ma purtroppo dividere il pubblico fa parte dei grandi mattatori, quindi... Vabbè. Qua si vede, chiaramente si vede, come in tutti gli altri poster, anche lo studio cromatico, ecco, il rapporto cromatico, il contrasto fra il verde e il rosa, che non ve lo dico io stasera che funziona, ecco. anche qua occhi magnetici, il titolo in fronte è notevole. Il titolo ormai è diventata una grande usanza per me, io non lo so. Qual è il tuo capolavoro, citando Bastardi senza gloria? Bravo, stavo per dirlo, bravo. Vabbè, quella scena c'è uno degli attori di The Office, ovvero BJ Novak, quindi per me The Office rimane nell'Olimpo delle serie TV, quindi... Uno anche degli attori di The Office. Okay. Tra l'altro quel film lì ha una scena iniziale che è veramente per me una roba eccezionale. Clamorosa, veramente. Allora, ragazzi, posso consigliare un libro ad AIDS? E magari ma non letto sicuramente, però... No, questo è un genio, raga. Questo è un genio. Posso consigliare un libro ad AIDS? Allora, il titolo è complicatissimo, ce l'ho di là, però è un libro di Tommaso Labranca, dove lui teorizza le sante susperine scalze, che sarebbero le amanti del piccolo principe che vedono il bello dappertutto, non so come dire. E quindi, citando Amélie, mi ha fatto venire in mente Tommaso Labranca, che purtroppo non è più con noi, ma ci potrebbe dare ancora tanto, ci avrebbe dato ancora tanto, e vallo a vedere Tommaso Labranca il titolo, poi magari lo vado a cercare e te lo scrivo in chat, però secondo me potrebbe piacerti perché sei su quel livello critica sociale, ecco. C'è il commento di Alberto sopra, però su quello di Heidi, che dice che voleva interrompere, cioè, Alberto, allora dai, facciamo le persone De Gustibus, dai. Non hai sentito ancora quello che Marco ha da dire su altri film tipo Harry Potter? Tipo Harry Potter, che è intoccabile. Vabbè, dai, cioè, ho letto il commento di Carla adesso. Volete solo provocare stasera, dai. Stasera stiamo passando il tempo a gestire Marco, probabilmente, perché poi... Sì. La grande bellezza non è un film, cioè, è una porcata. Tu devi fare un cineforum senza aver visto. Ma io non so come fate a finire di vederli certi film. Io non riesco. Anche per dire, finisco di vederli per avere un giudizio negativo. Io non ce la faccio. Cioè, non riesco a finirli. Credimi, avrò visto 5 minuti della Grande Bellezza. La Grande Bellezza è una delle cose più brutte che io abbia mai visto. Cioè, dopo. Forse è il film più brutto che abbia mai visto, confermo. Dai. Non esageriamo, raga, dai. Torniamo su Carla, faccio finta che non hai scritto questo commento, dai. È troppo italiano per te questo film. Secondo me il film più brutto che ho visto è Io sono leggenda, perché non succede veramente niente lì, regà, a parte gli scherzi. Cioè, non l'ho manco visto, pensa tu. Ma non lo so, cioè, a me non lo so, sti cazzi, andiamo avanti, dai. Tra l'altro pensa Gigi che per girare quel film hanno chiuso tutta la Fifth Avenue per circa 5 ore. Sti stronzi. Quindi pensa a te. Il casino per girare quel film, fantastico. Allora, ragazzi, comunque, finora abbiamo citato Tarantino, Kubrick e Scorsese, cioè tanta roba, Martina, anche nelle scelte, no? dei soggetti. Ma io per Scorsese ho proprio una forma di, cioè, sono innamorata di Scorsese, quindi qualsiasi cosa faccio, vedi, io mi dispiace, ma per me anche, cioè, io lo guardo e ormai non sono talmente innamorata che non riesco neanche più a capire se una cosa è buona o no. Cioè, io la guardo. Ma ti capisco. Pago e come devo fare? Però ti consiglio, se non l'hai visto questo video, c'è un video di una serata in onore di Don Rickles, che è un comico straordinario, che è in casino, fa l'attore in casino Don Rickles, fa tipo mi sa il butta fuori dal casino. E ci sono Scorsese e De Niro che parlano sul palco, fanno proprio stand-up comedy sul palco, lo prendono per il culo. Raga, lo consiglio a tutti, veramente, scrivete Don Rickles, Scorsese, è meraviglioso, c'è anche un tipo molto simpatico, che inserisce quasi sempre la stand-up, tra l'altro, nei suoi film, anche in piccolissimi pezzi. Tu avevi una curiosità, Luigi, mi pare, in merito, no? Che c'era un comico che avevi accennato. Sì, scusate, stavo cercando il link del libro di Tommaso Labranca, ecco, quindi l'ho inserito in chat. Ci tengo molto perché è veramente uno di quei personaggi che ha scritto un libro anche sul Vedovo, che è un film con Alberto Sordi, però dove fa il milanese,
e quindi è ok. Detto ciò, yes, ho questa curiosità. C'è in Goodfellas un comedian, sì, Alberto, poi ti dico finché è Old Boy, per esempio. Grande Alberto, apprezzo la battuta. Sì. C'è un comedian che fa, interpreta se stesso. Ok? Questo comedian era lui, Henry Youngman. Ok? Ecco, come va? Sono contento di essere qui. Prego, prendetevi mia moglie. A me ha fatto impazzire questa frase, please take my wife, perché lui è un po', era un po' il suo tormentone, non tormentone, però era nata per sbaglio questa frase, perché lui una volta è andato in uno spettacolo radio, radio show, dove c'era il pubblico dal vivo, e a una maschera ha detto please take my wife, intendendo al posto, a sedersi, no? E solo che il tizio evidentemente aveva davanti un comedian, e l'ha presa per battuta e quindi si è messo a ridere di brutto, e a quel punto Annie ha deciso di usare questa frase addirittura anche come opener, quindi in apertura dei suoi spettacoli, ed è quello che succede nel film. Come va? Sono contento di essere qui, glad to be here, immagino, ok, e prego prendetevi mia moglie, please take my wife, ok, e ti ridono perché era il suo tormentone. Ecco, attenzione, perché il presentatore lo introduce come il re, the king of the one-liners king, ovvero il re delle one-liner. Ecco, nei sottotitoli dicevano, hanno tradotto one-liner come battuta. Nel doppiaggio, sono andato a mettere italiano, l'ho visto in lingua, in lingua originale, usano barzelletta. E non c'è la questione del labiale, perché il presentatore era fuori campo. Quindi non c'era la questione della sincronizzazione delle labbra, che per di più barzelletta è più lunga di battute per certi versi, quindi è un po' più ostica. E però, tornando al discorso iniziale, Marco mi confermerà, è più battuta che barzelletta, one-liner, immagino. Sicuramente sì, sicuramente sì. Per la velocità di esecuzione, vi dicendo. Barzelletta si... quasi bad jokes li chiamano qui in Inghilterra, no? Tipo... Esatto, concordo, quindi mi ha fatto specie questa discrepanza, ecco, che capita spesso, fra sottotitoli e doppiaggio, quando mi capita di mettere italiano per dire, oddio, come hanno reso questa? Infatti non l'hanno resa, hanno segato un sacco di roba, ecco, nelle serie TV, nei film, e a me sempre dispiace, mannaggia. Però è sempre questione di adattamento, ovviamente, non tanto di doppiaggio. No, ma il doppiaggio no, penso che non c'entri nulla quando si tratta di adattamento, tanto... Anche no, perché appunto per il discorso, io mi ricordo di Evangelion, il lavoro di doppiaggio era stato enorme, c'era anche un bel lavoro di doppiaggio. Poi è arrivato Cannarsi, ha fatto un macello, e quindi qualsiasi cosa dicessero questi poveretti non funzionava, però... sfido io comunque. Marco, ecco, ormai è nemico pubblico. Tengo il commento di Giulia, così Marco è coperto. Va che bello. State così, ragazzi, sento meglio. No, sono preoccupato perché non leggo nulla da parte dell'altra Giulia e di Gaia, che di solito è di Sara, che di solito sono scatenate, quindi sono preoccupato. Stanno chiamando i loro avvocati. Stanno offese, saranno delle fan della grande bellezza, sicuramente. Oppure di Pizzi. Vai con la slide, Gigi, qual è la prossima slide? Ecco, un altro errore che ho notato nei sottotitoli è Henry Youngman. Ho messo il doppiaggio e hanno indovinato il titolo nel doppiaggio, Henry Youngman, perché probabilmente nel doppiaggio arrivano le trascrizioni. Invece Netflix a volte si appoggia, non per motivi suoi, attenzione, sottotitoli già presenti, magari non fatti da professionisti per forza, capita spesso con le serie TV, ok? Una volta c'erano i forum, Itasa, Subita, Subfactory, non, chissà perché servivano, puntini, ok? E a volte trovi quei sottotitoli anche in piattaforme del genere. Alla fine si vede anche sottotitoli. Sì, c'è scritto, puntini. Sì. Esatto. E quindi però a volte ci sono delle incongruenze perché è gente che magari non ha approfondito l'adattamento, ha sentito Henry e ha messo Henry, peccato che fosse Annie Youngman, che spesso sul palco andava con un violino perché all'inizio era musicista,
ce l'aveva quasi sempre sto violino, infatti anche nel film c'ha un violino in mano, ecco, dovrebbe notarsi nel... sì, te lo qui. Ok, quindi torna tutto, ecco. Ecco, in una scena pronunciano spesso una frase da non dire a un comedian, secondo noi. Ecco, è la scena dove dicono tantissime volte "you are a funny guy", ok? È proprio il protagonista che lo dice a un altro protagonista, ok? Che sta raccontando un aneddoto. Ancora i due non si conoscono benissimo, diciamo, e quindi lui si offende quando si sente dire "you are a funny guy", e anche perché è mezzo italiano, quindi sapete, you know, you are, ok? Beh, la scena madre, praticamente, una delle scene più, che si ricordano di più, secondo me, quella di Due Pesci. Sì, che può ricordare anche Trainspotting, con qualcuno che becca una bottiglia in testa o un bicchiere in testa, ecco, una roba così. Raga, spoilerate il finale per Giulia, dai. No. Ti muore, dai. E quindi capite che un comedian, se si sente dire "you're a funny guy", dici vabbè, quello è il minimo sindacale, se permetti, oppure no, io voglio fare altro, non voglio essere il funny guy. È vero, è vero. Perché magari ti etichettano come quello che fa ridere, e succede come è Annie Youngman. Dici una cosa seria, prego, porta mia moglie a sedersi, e invece la gente ride, ok? E quindi mi ha fatto specie questa cosa. Sì, quella è una grande scena. Beh, io guarda, ti dico, per me questa roba qua è anche... chi sa usarla bene, secondo me riesce a lavorarci molto. Cioè, io mi ricordo, per esempio, mi sembra che fosse l'ultima apparizione di Andy Kaufman da Letterman, prima di morire. E lui arrivò che tossiva molto, non so se l'avete vista, praticamente Kaufman era un comico, ci hanno fatto pure il film poi con Ken. E lui arrivò, morì molto giovane, no? Tra l'altro, arrivò praticamente da Letterman con tutto trasandato, sudato, continuava a tossire. Letterman gli chiese se stava bene, gli rispose insomma sì, più o meno, e lui comincia il suo monologo dicendo prima di iniziare vorrei dire, è già iniziato, no, il monologo, e finisce con, cioè quindi parla del fatto che lui sta male perché gli hanno tolto la custodia del figlio, la moglie lo vuole lasciare, cioè l'ha lasciato, insomma non gli dà più i soldi, cioè diventa tutto veramente tragico, la gente smette di ridere, chiaramente si crea una situazione imbarazzante, e finisce con lui che chiede i soldi al pubblico, no, perché non riesce a pagarsi l'affitto, quindi e poi è preso dalla security e è portato via, ed è uno sketch, no? Certo, vabbè, Andy Kaufman è sempre surreale, no? Sì, però capisci che c'è, cioè, una cosa che non fa per niente ridere, però a me fa molto ridere, cioè mi fa ridere il fatto, cioè, anche lì, in realtà tu non saprai mai se è vero o no, tra l'altro, no? Cioè, certo. È chiaro che, però poi, questa è l'intelligenza, poi. Hai preso proprio un caso di genialità estrema, cioè lui era un folle. Hanno fatto il film Man on the Moon con Jim Carrey, tra l'altro ispirato a Andy Kaufman. Sì, era un grande collezionista di Kaufman, poi. Tantissimi aneddoti, c'è un esempio assurdo di lui che si esibisce in un teatro, storia vera, c'è la gente che continua a chiedergli un'imitazione particolare che lui faceva. E lui fa, io non voglio fare questa imitazione, mi avete rotto le palle, non mi ci rivedo più in questa imitazione. La gente continua a urlargli contro. Lui prende un libro, Il Grande Gatsby, un libro così gigante, e lo legge tutto dalla prima all'ultima parola, fin quando non vanno tutti via dal teatro. Sì, ma come io mi ricordo, lui fece una specie di tournée promuovendolo come se fosse uno spettacolo di burlesque, in realtà era un'ora intera di lui che parlava, no? Quindi la gente pensava di andare a vedere una roba diversa, poi una volta lì dentro era incastrato in questo... piegone infinito, però cioè, ti diverti col pub, cioè alla fine veramente ti diverti, cioè, io penso lui si divertisse molto, se non altro, sì, è la cosa più importante. Ecco, è un film dove ci sono parecchie battute o affermazioni anche razziste, maschiliste, razziste, è chiaro che se devi descrivere la comunità, tra virgolette, italo-americana, certi stereotipi devi andare perché effettivamente si era così, ecco, parliamo di un film del 1990,
se non sbaglio, sì, del 90, no? Però che racconta di 25 anni di vita fino ai primi anni 80, e quindi c'è l'idea, che ne so, della donna che è invaghita del cantante di colore, e gli italiani, i bianchi che si incazzano per questa cosa, l'idea di possedere una persona perché deve stare con te, via dicendo, ecco, quindi un certo tipo di violenza anche, però è tutto necessario per... Ah, certo. Regà, sì, l'importante è capire perché si fanno certe cose. Come? È perdonato perché è necessario, nel senso che se lo togli, non serve più. Esatto. Esempio eclatante, American History, no? Di cui parlavamo. Vabbè, sì, certo. È chiaro. Parli di quello, cioè non puoi non parlare di quello parlando di quello. Eh sì, esatto, alla fine se ci giri solo intorno non fare il film, perché a quel punto è un'altra cosa, ecco. Sì. Ok. Passiamo alla musica. Ve ne proponiamo solo uno, ma ce ne sono diversi sul suo Instagram di Martina, e perché vabbè, la tradizione, l'idea qual è? Nella musica il discorso è ancora più interessante, per certi versi è ancora più interessante perché nei film c'è già il poster, e quindi è molto interessante il lavoro di remake e del discorso che facevamo prima, ecco, il director Scott, Martina Scott e via dicendo. Spesso nella musica o è un tour, oppure il poster non esiste. Sì, cioè, sì, è una storia molto complessa anche questa, nel senso immagino. Che sì, nasce appunto a carattere puramente promozionale, però poi diciamo che si sviluppa con lo svilupparsi della musica stessa, nel senso che se inizialmente si sminuisce un genere come il rock and roll o come il country, perché viene considerato davvero un genere da galeotti, no? Cioè, se si pensa al fatto che comunque l'America ha avuto a che fare con Gershwin, che era idolatrato da Ravel, quindi personaggi alti che facevano musica colta, o Benny Goodman, Bartok gli ha dedicato delle composizioni, è chiaro che poi avrà a che fare con Jerry Lee Lewis, che ti sfascia una stanza d'albergo, si sposa la cugina, è un po' diverso, no? Per cui è chiaro che non viene considerato inizialmente bene quel genere, quindi viene anche promosso con noncuranza, cioè viene promosso perché deve essere promosso, ma altrimenti non lo si faceva, chiaramente. Poi, ovviamente, i numeri parlano da soli, nel senso che anche prima della famosa invasione britannica dei Beatles, no? Cioè, comunque, Elvis Presley è il disco, è il primo disco di Elvis ed è il primo disco rock and roll che entra nella Billboard 200, quindi è una rivoluzione, no? A quel punto lì non puoi non promuovere una cosa del genere, cioè un fenomeno di massa, non è una cosa passeggera, quindi è chiaro che serve una promozione, e anzi, al di là del manager di Elvis, che è più grosso di Elvis per me, nel senso che storicamente è chiaro che ha costruito, lui ha veramente gestito l'artista come si gestisce un pachiderma se hai un circo, no? Cioè lui lo spreme fino al midollo e gli fa fare cose che non sa fare, perché poi Elvis ha recitato non sapendo recitare, no? In tanti film. L'ho fatto scritturare per una decina di film, mi pare, per la Paramount, sì. Ma proprio grossa, no? Lui ha proprio gestito, cioè managerialmente ha cambiato la storia, il colonnello Parker, però al di là di quello, il manifesto ha bisogno chiaramente di evolversi, perché si evolve quello che sponsorizza, quindi va di pari passo con l'evoluzione del genere che rappresenta, ecco, questo è il discorso. Certo. Quindi, man mano che il rock diventa importante, man mano che si vende, man mano che ovviamente l'industria musicale capisce che può farci soldi, perché poi il discorso fondamentalmente è questo, il discorso qual è? Che gli anni 60 sono stati un momento in cui l'industria non ha saputo cogliere il soldo, cioè non si è reso conto troppo tardi che era una macchina da soldi la scena di San Francisco, perché Woodstock gli ha fatto un pienone ed erano quattro sbandati tossici, no? Quindi quando arriva il secondo pienone, che è il glam rock negli anni 70, giù di stadium, quindi grandi platee, grandi palchi, per la prima volta per esempio i posti vengono venduti dentro ai dischi, perché diventano tutti gli effetti un gadget, cioè non sono più neanche, cioè si surclassa il discorso promozionale, diventano uno degli oggetti da avere a livello proprio consumistico, quindi meramente consumistico, assieme alla spilletta, piuttosto che il cappellino, la maglia, quello che è, insomma.
E, vabbè, tutto questo forse era un po', anche un po' troppo, però per parlare del fatto che il discorso musicale è molto più ampio, cioè ha a che fare davvero con un'evoluzione enorme che è poi sociale, neanche soltanto musicale, proprio il discorso, cioè il motivo per cui nasce appunto gli anni 60, nascono a che fare principalmente con l'arrivo dell'LSD nel mercato delle droghe, nel senso che viene sperimentato, entra in circolo, nel senso che molta gente comincia a usarlo, e il livello di visione poi che attiva l'LSD è uno dei primi motivi per cui poi nascono certi dischi, certe varianti del rock, al di là di tutto il discorso, di tutto la rivoluzione di Dylan, che insomma crea il folk rock, no, a Newport quando suona elettrico per la prima volta, quindi San Francisco si apre proprio in quel momento lì. E il poster diventa un oggetto d'arte, quindi diventa molto decorativo. E il lettering soprattutto, in questo caso per esempio di Kendrick Lamar, ha a che fare molto con gli anni 60, anni 70, perché sono gli anni della massima sperimentazione grafica legata alla musica. Wes Wilson è uno dei principali personaggi, che è quello che ha creato il famoso font psichedelico che adesso noi vediamo ovunque, no? Quello un po' tondeggiante, è un'idea sua che ha sviluppato da un font della secessione di Vienna, quindi una roba che ha recuperato, perché c'era sempre un gran recupero dell'art nouveau soprattutto. Era chiaramente sì, la Liberty è stato saccheggiato negli anni 60 e 70, certo. E quindi insomma questo è un po' ispirato a quella storia lì, a quel momento lì, perché è un momento a cui sono molto legata a livello proprio grafico, cioè mi piace molto e mi piace studiarlo, cioè capire perché è successo, no? Per cui certo. Questo è quanto. E ecco, invece il prossimo poster è un poster a cui tu tieni particolarmente, ok? Visto l'anno di costruzione, non è tuo, giusto? È un poster storico questo, ok? Parliamo del 66. Sì. Esatto. 40 giorni prima della tua morte, se non sbaglio, sì, perché sì, è morto. 3 agosto, se non sbaglio, quindi esatto. Pochi giorni prima della sua morte, di Lenny Bruce, è un personaggio che citiamo spesso. Una delle prossime puntate vi parleremo di questo libro, ecco, che è la sua autobiografia. Parlare, sì. Tanta roba, ecco. Questa copertina si può analizzare fotograficamente perché funziona veramente tanto. Funziona tanto fotograficamente questa copertina, proprio per come ha vissuto lui, per cosa è stato e via dicendo. Quindi la metto un attimo grande, ok? Mm-hmm. È veramente tanta roba questo libro. E qui però stiamo parlando di musica, e quindi perché questo poster? Allora, qui in realtà, al di là del fatto che è fatto da Wes Wilson, quindi lo stesso autore di cui si parlava prima, legato al restyle del lettering, insomma, del testo, Billy Graham, ovviamente, che è citato nella locandina, è l'impresario più famoso della storia del rock, quello che gestiva il Fillmore di San Francisco, quindi si è visto veramente, lui ha veramente creato una scena, no? E lui gestisce questo concerto che viene svolto appunto 3 mesi prima della morte di Lenny Bruce, che è un concerto cantato, cioè è una specie di, non so, beh, esistono cose del genere, insomma, però all'epoca era una delle prime cose che si faceva di questo tipo, e io, cioè, lo cito spesso quando si parla di poster musicali, perché l'introduzione musicale è di Frank Zappa. Che all'epoca era l'esordio in pratica, quindi nessuno lo conosceva, però lui era molto attratto da Lenny Bruce e dalla poetica di Bruce, chiaramente, perché poi Lenny Bruce, ma è difficile non esserne attratti, secondo me, però è chiaro che il tipo di musica che fa Zappa è un tipo di musica che ha ovviamente a che fare con Lenny Bruce, cioè è una musica di intrattenimento, nel senso che insomma qui si parla di una musica sociale, no? E quindi lui apre a Lenny Bruce in questa nuova tipologia di spettacolo, che è comunque presentato come uno spettacolo di Lenny Bruce, quindi il suo,
però l'introduzione poi fu molto più lunga, perché in realtà si resero conto sul palco che Zappa funzionava molto bene, ovviamente. Vabbè. Sì. Ed è una storia interessante, perché ha a che fare appunto con la connessione. Certo. E, ecco, riallacciandoci al film, possiamo consigliare Lenny, che è un film dove Dustin Hoffman interpreta Lenny Bruce. Non è un filmone per certi versi, però descrive bene in certe scene chi era Lenny Bruce, presente anche in Mrs. Maisel, Marvelous. È uno che ha rivoluzionato il linguaggio, insomma. Sì. Il primo che ha avuto veramente il coraggio di dire certe cose sul palco, uno che è stato arrestato con centinaia di volte, ha fatto la galera vera, come fanno vedere anche Maisel, appunto, questa serie TV fantastica. Esatto. Perché era uno che negli anni, fino agli anni 50, inizio anni 60, diceva delle robe impensabili, anche parolacce, anche termini forti che tuttora sono quasi vietati, no, in certi ambienti. Semplicemente voleva farci capire quanto sia stupido bandire certe parole, no? Quando in realtà sono solo parole, come dice Noemi, per drammatizzare, di Noemi, che consiglio, sono solo parole. E quindi sì, è un rivoluzionario, uno che per me è il primo vero stand-up comedian della storia, uno che si mischia perfettamente con cinema e musica, un eroe da sotto certi punti di vista, no? Poi ha avuto problemi di tossicodipendenza, problemi con la legge, una vita molto travagliata. E nel film, secondo me, non fanno vedere come avrebbero dovuto. Io l'ho visto, il film mi ha un po' deluso, però... non è un filmone, per carità, però comunque... Però ci sono se lo associ anche al libro, ci può stare anche il film, ecco. Assolutamente sì. Cioè, il messaggio che voleva trasmettere Lenny Bruce era importante, uno che ha cercato la libertà di parola ovunque andava, insomma, cercava di difenderla con qualunque arma e mezzo possibile, quindi è uno da studiare veramente nelle scuole. Mm-hmm. Ecco, collegandoci a sempre alla musica, c'è una canzone di Bob Dylan che si chiama Lenny Bruce, tra le altre cose. Non lo sapevo. Non è male, non è male, il testo è notevole. Il testo secondo me è notevole, ecco, come... E quindi magari se avete interesse... andatela a cercare. Tra l'altro, io ho visto che appunto sono una di quelle feticiste anche di Dylan, mi ricorderò sempre di quella fantomatica, cioè una delle cose che io per esempio consiglio a chi non ha mai ascoltato Dylan e vorrebbe, invece di ascoltarsi un disco, di guardarsi la conferenza stampa del 65, che per me è una roba eccezionale, non so se l'avete vista, lui la fa poco dopo la svolta elettrica di Newport, quindi è appena stato fischiato, ed è una conferenza in cui lui, vabbè, è famosa per le risposte caustiche che lui dà ai giornalisti, e diventa veramente un capolavoro di umorismo involontario, cioè un'ora di lui e i giornalisti, e nessuno dei due riesce a capire che cosa voglia l'altro, no? E lui è in questo tavolino che fuma e continua a dire delle cose, tre parole chiaramente, come sempre, e quando gli chiedono chi è il suo artista preferito, aspettandosi di, insomma, un musicista, in realtà lui parla di W.C. Fields, che era un comico, tra l'altro uno dei comici più odiati d'America, perché era un personaggio detestabile da tutti, e a lui faceva molto ridere, no? E effettivamente anche lì, cioè, c'è un rapporto molto forte legato alla scrittura, evidentemente, anche in quel caso, come poi dice spesso Dylan, cioè legato al testo, legato soprattutto a quello, perché è una narrazione, perché tu la faccia cantando o scrivendo, cioè non è importante, no? Il discorso del insomma, tutti personaggi controversi, yes, e poco compresi, direi, a parte forse Dylan, che è più tra virgolette mainstream, no? È più conosciuto, però sì. Lenny Bruce è proprio il discorso che abbiamo fatto prima su Battisti, su Bill Hicks, tutta questa gente che purtroppo insomma, a livello di mainstream non ha avuto un grosso riscontro, perché la gente ha paura, no? quella mancanza di curiosità di cui parlavamo, secondo me qui rientra tanto. La gente si spaventa nel sentire una parolaccia su un palco o un testo forte come può essere un testo di Bob Dylan, quindi questa è gente che purtroppo resta di nicchia per sempre sotto certi punti di vista. Sì, ecco. Però appunto sì. Vai. No, beh, dico, insomma, poi loro non è che gli ne freghi molto, cioè, nel senso, penso che siano tutte persone che hanno saputo fare quello che volevano comunque, quindi se penso, sì. Cioè, penso al fatto che... Ecco, a parte l'impronto, anche...
Avete descritto anche il più grande fan di Bob Dylan che abbiamo avuto in Italia, secondo me, che è anche il mio fotografo preferito, che è Luigi Ghirri. Luigi Ghirri era fan numero uno di Bob Dylan e lui è stato un grande della fotografia usata come mezzo per le sue ricerche. La frase che descrive meglio Luigi Ghirri è pensare per immagini, ed è quello che faceva. E fra sé e sé pensava mi capiranno fra 20 anni, e purtroppo è stato così più o meno. Anche in vita ha avuto dei riconoscimenti, però adesso ci stiamo accorgendo tanto quanto ci manca. È morto nei primi anni 90, purtroppo. E volevo chiudere con la fotografia, perché la prossima parte è quella fotografica, ecco, quindi mi avete dato l'assist giusto per passare alla fotografia, il nostro gioco fotografico. Sì. Non so se volete approfondire ancora qualcosa sui poster musicali o simili. Ripeto, sull'Instagram di Martina ce ne sono diversi. Molti sono di film, serie TV e via dicendo, però ci sono anche musicali. E quindi andate a trovare, a vedere il suo Instagram, Oregon Pizza, ecco. Lo leggete sotto il suo viso. Ok. Vai. Ora, lo sapete già com'è il format, regà, 5 foto e ci si scanna più o meno, una roba così. No, si cerca un po' di parlare davanti alle singole fotografie, capire se fanno sorridere, ridere o solo, tra virgolette, solo pensare, oppure anche tutte e tre, due di tre, via dicendo, ok. Partiamo dalla prima. Qua vogliamo anche dei commenti in chat. Andiamo per ordine, inizia sempre Martina. No, vabbè, mi sento un po' paura di iniziare sempre. Vabbè, allora, per me queste sono due gambe. Ma questo perché io in realtà mi rendo conto, anche quando cammino per strada, che disegno molto le cose quando le vedo, cioè cerco di, non so, forse è una roba che ho... perché tendo a contornare, no? Quindi mi capita di doverlo fare anche quando sono in giro. Quindi per me queste sono due gambe. Una un po' più grossa. Non sei unica, Ma no. Ti fa ridere, ti fa sorridere, ti fa pensare. Eh sì, è un po' strana. Cioè, penso che sia una persona sottoterra a questo punto, però... Qualcuno che cercava i funghi allergici. Per me Giulia sì, comunque sono palesemente delle gambe, cioè non se neanche a pensare che è un albero. Quindi cellulite, ma di un uomo sottoterra. Un tuffatore. Assolutamente. Sì, ecco. E mi ha fatto pensare, magari non c'entra nulla, ma voi quando eravate piccoli giocavate a quel tipo trampolino a due che saltava sulle ruote messe sottoterra? Sì. Ma dove sarete presenti? Dove sei cresciuto? Io per 10 anni buoni pensavo che sotto quel gioco ci fosse un'auto capovolta sottoterra con due ruote che spingevano fuori. Niente, va bene. Ok, purtroppo non ho il pianoforte di studio aperto, perché in questo momento ci starebbe benissimo, sapete, no? L'ho pensato solo io? Veramente? Secondo me sì. Vabbè, io pensavo cose peggiori, che non posso manco di te, penso, quindi. Perché mi vergogno. Secondo me non sono l'unico al mondo, aprirò un blog per saperlo. Una cagata è che cazzo ne so, che quando mettevo la cassettina di Cristina D'Avena dicevo, però che brava, che ogni volta che voglio lei canta per me, tipo. Grazie al cazzo era una registrazione, tipo. Invece adesso la guardi Cristina D'Avena, cosa pensi? Ah, questo è un paio d'anni fa, No, scherzo. Adesso penso che fine di merda che ha fatto con i Gemboy, e che fine di merda che ha fatto i Gemboy, perché una volta tutto sommato facevano sorridere, adesso fan cagarissimo. Se sbaglio sono delle zone tue, Martina, giusto? Più o meno, no? Ma io li ho anche visti tante volte, gratuitamente. Cioè, loro hanno visto adesso... punto. Sì, perché ormai era impossibile non vederli, cioè era più facile vederli perché, sai, sono quei gruppi che cominciano a fare date... tour infiniti, quindi li vedi alla Sagra della Polpetta e... li vedi quando non vorresti vederli, però sì, è che dobbiamo fare, purtroppo. Ecco, anche Fabio penso che abbia visto Gemboy un po' di volte.
perché è delle mie parti anche lui. Oh, auto sottoterra. Tipo Attrezzo vicino a Milano, con appunto la Cristina D'Avena. Ogni due settimane fanno una data, cambiano i cartelli. Sì, sì. È l'ultima formazione, l'ultima degli ultimi 10 anni, penso, perché è una roba... Sì, esatto. E poi, vabbè, hanno fatto anche Colorado, che è un punto a demerito, ovviamente. Gen Boy, voglio dire, fare Colorado è sempre un punto a sfavore, secondo me. Però lasciamo stare, dai. Sono un po' diventati i cosplayer di loro stessi, insomma, a un certo punto. Sì, esatto. Ecco, una cosa che facciamo fare spesso ai nostri corsi con i ragazzi, bambini, ragazzi, via dicendo, stampiamo una piccolina, 10-15, su un foglio A4 o A3, e diciamo completa tu. Ecco, io ho fatto sto gioco con questa foto col computer e è uscita sta cosa. Ok, c'è un problema forte. Mattia, perché l'hai fatto? Perché l'hai fatto un uomo, poteva essere anche una donna, e perché magari nelle foto rivediamo noi stessi, quindi ho fatto un uomo, e poi volevo fare i capezzoli e quindi ho fatto un uomo, perché altrimenti non avrei potuto farli, se permettete. Cagata a parte, ci vedo questa cosa, ma qual è la cosa interessante? È che se tu tagli due alberi così, effettivamente queste due diventano delle ginocchia e questo diventa un costume. Okay. Lui davanti, Richard, aveva degli alberi, e capite che stai sfruttando quello che sembra un difetto della fotografia, non ti fa vedere tutta la realtà, però è un punto a favore, se la sappiamo usare bene questa cosa, come calvare in questa foto, a mio avviso, ecco. Sì, poi ognuno vede quello che vuole nelle foto, però due gambe qui, capite che secondo me si vedono facilmente, però è onore a Richard Calvare, non... Qui si vede la forza dell'autore, non la forza del soggetto. Se mi fai un bel tramonto, cazzi, è la forza del soggetto. Capite? È interessante fino a un certo punto un tramonto, regà, dai. Ok? Invece qui... Esatto. Sì, sì, sì. Esatto. Passiamo alla prossima. Il disegnino poi ve lo mando, se volete. Ok, versione Loreto. Devi aprirti un Instagram a questo punto. Ha detto versione Loreto. Sì, vabbè. Difatti, e questa è una live di prova. Stiamo per vedere se dopo questa live verrà chiuso il canale di The Comedy oppure no. Giusto per capire come ci possiamo spingere. Non ci bannano oggi. L'altra volta la religione è andata bene. Vabbè, dai. Ecco, regà, qui abbiamo Hansen, Siegfried Hansen, tedesco. Lui fa street photography spesso così, senza presenza umana, ma con qualcosa di comunque molto interessante, ecco. Che dite? Anche nei commenti? O Martina, che dici? Fa cacare, ti piace? No, per carità. No, a me ricorda molto il fumetto, non so perché... è un po'... Sì, molto strano. Non lo so, e forse mi disorienta un po', forse è questa la... Sì. Bellissima, dai. Molto bella, sì, molto. Figo, cioè, perché è tutto un gioco, come al solito con queste foto, è anche un gioco di prospettiva, ovviamente. Sì. Ed è assurdo il fatto che lui sia andato a pensarla, come hai detto tu prima, Gigi, no? Lui vede solo un palo della luce e una strada, cioè pensa che cosa è andato a... Che fantasia c'ha sto tipo? Parecchio. Immagino, perché poi a Londra, insomma, è bellissimo, non mi fa nessuna delle tre, né sorridere, né ridere, né pensarci, mi fa... Mi piace. Piace. Secondo me, io, capite, non diamo titoli alle foto, dai, ok? Ne abbiamo già parlato di sta cosa. Lo so. La didascalia e il testo introduttivo nei lavori fotografici, quelli sono fondamentali, ok? Però come foto singola, dare un titolo... Però se permettete, io qua ci vedo Italia 2020 o il mondo 2020, nel senso che, posto che la cosa doveva essere una linea dritta, zacchete, qui siamo a gennaio 2020, febbraio 2020, ok? Dove le cose iniziano a incasinarsi e quindi la linea dritta, bianca, boom, diventa una cosa che si aggroviglia su se stessa e
e via dicendo, ecco. Ovviamente secondo è il palo me... degli imprevisti, ecco il titolo. Sì, esatto. E quindi vedete che è un gioco geometrico, è un gioco di prospettiva, però tutto sommato qualcuno ci può vedere anche un significato, ok? Che va oltre il formale e va nel concettuale, diciamo. Quindi, perché no? Io mi ripeto, vedo una linea dritta che però non è più dritta e ha preso una tangente diversa, ecco, purtroppo. Mettiamola così. Io non so voi, ma mi preoccupa il fatto che non si riunisce questa linea, quindi non so dove andrà a finire quest'anno. Esatto, quello è il problema. Un po' è sceriana, tipo. È Carla che ha commentato Matthew nei commenti. Poi vediamo, sì. La terza è questa, ragazzi. Henri Cartier-Bresson. Palermo. Che dite? Beh, questa, allora, se posso partire io, come poi si diceva appunto un po' di tempo prima, ha a che fare appunto con il discorso legato anche a... alla foto di De Crescenzo dell'altra volta, quindi insomma questo ovviamente il grande la frattura vita-morte, no? Proprio al suo al massimo, cioè all'apice della però ecco io cioè, sono dell'idea che questo tipo di cose poi siano quelle che, come ti dicevo appunto l'altra volta, fanno sviluppare un pensiero poi critico, cioè il discorso, il fatto che appunto anche De Crescenzo prendesse spunto dalle fotografie per poi scrivere quello che scriveva, la dice lunga, no? Cioè è la realtà stessa che crea la finzione, cioè nel senso c'è questa, il paradosso esiste di per sé, lo devi semplicemente coniugare, però non inventi niente. Certo. In questo caso a me sembra proprio evidente, cioè quando lo guardi ti rendi conto, no? Che così... Sì. È evidente, perché c'è contrasto geometrico, tensione geometrica, ovvero la macchina che guarda a destra e loro che vanno a sinistra, quindi non possono non essere lontanissime le due cose, vita morte appunto, quindi qualcosa di allegro, qualcosa di triste, per vari motivi è proprio radicalizzato il contrasto dentro questa immagine. E qui delle due una, regà, o stava inseguendo loro, si è guardato intorno, Bresson si vede in alcuni video, è un po' un ballerino, era un ballerino mentre fotografava, si alzava sulle punte, stava su un piede, muoveva l'altro piede, cercava, spuntava davanti alla gente, fuori dalla gente, e qui o è un inseguimento o è un appostamento. Se il carro era parcheggiato è facile che avesse aspettato qualcosa qui, davanti al carro, oppure stava inseguendo loro, ecco, delle due una, regà. Qua ci sono sarà sicuro un appostamento. Dipende, perché a volte succedono... sembra un appostamento, ma magari può essere anche l'altra cosa, ecco. Però sì, cioè, non abbiamo la certezza perché non ho trovato tutto il provino, tutto il negativo di questa foto. Dovrei andare negli archivi della Manium a Parigi. Tutti i grandi fotografi, le grandi fotografe che entrano alla Manium dicono che i primi giorni passano... le notate negli archivi, perché possono vedere quelle cose che avrebbero voluto sempre vedere, i negativi di questi grandi maestri e maestre. E quindi un gran bel contrasto. Comunque, contrasto vita-morte, cioè, no, Matti? Io l'ho pensato in questo modo, forse perché io sono così, nel senso, questi bambini che rappresentano un po' la gioventù corrono dalla parte opposta rispetto alla morte, fondamentalmente. Ma non è che corrono e basta, io l'ho vista così almeno, corrono giocando, quindi fondamentalmente potrebbe essere un'associazione alle passioni, che possono essere fotografia, possono essere stand-up, possono essere illustrazione, cioè senza le passioni cosa viviamo a fare? Quindi una volta smesso di giocare con quella ruota magari corrono dall'altra parte, non so. Sì? Sì. Con l'altra mano mi sto toccando nel frattempo e nulla. Questo ho pensato. mi piace molto il commento anche di Giulia. Come si dice, il tempo, come dicono anche perturbazione in una canzone, il tempo è un cerchio su una discesa. E quindi effettivamente anche in questa foto c'è l'idea della vita come ruota come vita, e tutto sommato può sembrare una discesa questa. Ok, perché vedete la diagonale che va
va a cadere, non è una linea dritta. E quindi... Cioè, quindi la vita è la ruota e il bambino è il bastone che continua a picchiarla così, quella è la mia vita. Il bambino che mi picchia. In linea di massima può essere anche questa una lettura, esatto, sì. Andiamo sulla quarta? Vai. Zacchete. Vabbè. Che dite? A me ricorda la foto di Pavia, moltissimo. Quale? Forse la prima puntata l'avevamo vista con Pavia, Pisa. Della Torre di Pisa, che ha fatto vedere Gigi la prima puntata. Sì, il gioco prospettico. La prospettiva, sì. Sì, chiaramente abbiamo delle proporzioni irreali, fattibili grazie alla fotografia, ecco. E quindi a volte può essere molto interessante questo gioco formale, che però, tutto sommato, può essere visto come divertente, se non ironico, ecco, per certi versi. Questa è una cosa che viene utilizzata, per esempio, cioè io nell'illustrazione l'ho vista fare tante volte. Mm-hmm. Beh, ovviamente è chiaro che una faccia gigante in mezzo ai palazzi, no? Sono quelle le grandi tavole che per me fanno grande, cioè sono chiaramente, funzionano di grandissimo effetto, anche perché è una grandezza simbolica, no? Molto spesso per quanto riguarda quelle narrazioni, c'è cioè una tavola, non mi ricordo di chi è, comunque riguardo a una leggenda in cui a un certo punto, insomma, viene decapitato il re e viene portata la sua testa da questi quattro servitori, e la testa è gigantesca, no? in profilo, e i servitori sono minuscoli, no? E portano la testa del re, perché chiaramente essendo il re la testa è gigante, ha questi capelli lunghissimi bianchi che cadono ovunque. La grande forza di queste cose è questa, cioè proprio, ovviamente non c'è nulla di logico, no? Tutto su un altro pianeta a quel punto lì. Certo. Io penso solo alla fatica perché questo gioco prospettico è stato usato anche nel Signore degli Anelli. L'avevo anche citato oggi, tutti gli hobbit che si vedono piccoli rispetto, per dire, a Gandalf o a persone normali, perché fanno questo gioco di prospettiva forzata. Io non so la pazienza che i registi hanno per fare una cosa del genere. Io so che costruiscono i set apposta, che girano insieme agli attori, però non so, perché poi ci sono scene in cui interagiscono e tu dici è alto un metro, non può essere prospettiva, è alto un metro, e invece in teoria dovrebbe essere prospettiva. Poi, Io ho letto che per esempio per Gandalf e Frodo hanno avuto due set diversi, ma non solo, cioè molto spesso giravano separatamente le scene, cioè non girate assieme loro due per questo motivo. C'era la scena della, mi pare, Compagnia dell'Anello, in cui sono loro nella stessa stanza nella cucina di Frodo, che vabbè, quella è Nuova Zelanda, certo. Cioè proprio il villaggio Hobbit, se non sbaglio, Nuova Zelanda, e quel set in quella cucina era stato costruito con delle meccaniche che giravano, perché Frodo faceva dei movimenti, non è che saltava per la stanza, però faceva un po' avanti e indietro. E c'erano queste meccaniche che facevano girare il set in modo tale da mantenere la prospettiva. Pazzesco. E non lo so, un gioco assurdo. Tanta roba. Sì. Yes! Ecco, questa l'ho tenuta per ultima perché ci riallacciamo agli stereotipi, tornando a Goodfellas e via dicendo. Ecco. Mamma mia, a un certo punto c'è qualcuno che lo dice anche, se non sbaglio, anche guardandolo in lingua originale, tipo non rompere i coglioni, anche cose così, ecco, quello che fa la fine del... quello che finisce congelato. tipo dei giorni spoiler! Di fare. Esatto, l'autopsia. E qui mi permetto di raccontarla perché, vabbè, questa è mia... E quindi ve la racconto due secondi. Due giorni prima ero qua, ero a Venezia, l'entrata della libreria Acqua Alta, se non sbaglio, che è piuttosto famosa a Venezia perché è piena di libri, piena di gatti, piena di roba, ok? E, ero appena tornato da New York ed ero stato a Ellis Island per la prima volta. E quindi, per chi c'è stato, sa meglio di me che facce del genere nelle foto storiche, via dicendo, ne ho viste parecchie pochi giorni prima,
e anche frasi del genere a New York. C'è una pizzeria, mamma mia, ogni due metri a New York, più o meno. Okay. A quel punto, pochi giorni dopo, a Venezia, mi ha fatto specie rivedere esattamente la stessa cosa. E anche qui, con la fotografia, ti puoi permettere di... Io la chiamo la didascalia nella foto. Qua non ha senso mettere il titolo perché c'è già, ovvero questa scritta, che può fare riferimento a... il richiamo a una persona che può essere lo stereotipo, diciamo, dell'italiano medio visto dagli Stati Uniti, ok? E quindi sti spaghettoni qua, sti maccaroni che non hanno provocato nessuno a sto punto, ok? Dentro la foto è la scritta mamma mia, mi mancava solo l'italiano medio di quegli anni, tra virgolette, quindi un po' di barba, i baffoni, capellone, via dicendo. E a quel punto l'ho voluta fotografare qui di conseguenza, così di conseguenza. Ne ho fatte diverse, in quella prima lui sbadiglia, tipo, però la bocca aperta non mi diceva granché, anche perché era meno riconoscibile in quanto italiano, mettiamola così, aveva lineamenti diversi. E quindi a volte una cosa curiosa come uno sbadiglio non l'ho scelto, perché qui non mi serviva. Okay. E quindi si fa molta fatica a ragionare per assolutismi, parlando di comunicazione e di arte, per fortuna, perché altrimenti non sarebbe così divertente, se permettete, ok? E niente, quindi è una foto basata su questo contrasto, similitudine, tutto lì, ok? Ci sta, molto originale. Beh sì, poi sì. Chiaramente più rincari la dose, secondo me meglio è, no? Nel senso che lì a quel punto lì è veramente tutto esagerato. Cioè, io appunto riguardo Goodfellas avrei voluto metterci anche degli spaghetti, te lo giuro, sparsi. Ma perché davvero per me a quel punto lì era più una celebrazione, no? E quando vedo questa foto penso un po' alla stessa cosa. Cioè, è chiaro che stiamo cercando di portare all'estremo un concetto già espresso. Poi tra l'altro una cosa che ho notato in questa foto è che, non so se tu sei voluta, penso di sì, però la grandezza della donna è in scala a quella del ragazzo. È credibile, sì. Diciamo. Sì. Sì, assolutamente. Qui scorcia un po', diciamo, la distanza. Guarda, qui io l'ho fatta con un cellulare, vado spesso in giro col cellulare, però lo tengo così, col trepiedino e la clamp, ok? Ed è comodissimo, veramente mega mega comodo, e a quel punto ti avvicini, ti allontani e via dicendo, e scatto con un telecomando. Il concetto di stabilità e anche di maggior velocità di esecuzione, ecco. E ve lo consiglio perché è veramente interessante come approccio. E sì, a quel punto concordo, avendo fotografato con un iPhone, è come se avessi avuto un mezzo grandangolo, ovvero un 28 mm. E quindi alla giusta distanza riesci ad ottenere le giuste dimensioni, non vai a distorcere troppo o ad appiattire troppo, quindi tutto sommato ti ridà una sensazione non comunque simile all'occhio umano. Per avere quella cosa devi avere un 50 mm veri, 35-50 mm, ti cazzi dei discorsi tecnici dopo due ore di diretta e più, okay. Però per vari motivi è una conseguenza positiva. Ho scelto solo la giusta distanza. Il lettering fai avvicinandoti e allontanandoti in fotografia. Okay. Luigi, che sa tutte queste cose tecniche di prospettiva, ma ve lo immaginate se dovesse inviare una dick pic a una ragazza, no? Si metterebbe lì con tutte queste tecniche di prospettiva pur di farla sembrare gigante. Hai detto troppo, non gli ho fatto finire la frase, mannaggia. Classico italiano, insomma. Sei troppo italiano. Sta durando più della trilogia del Signore degli Anelli questa live, ragazzi. Però regà, io mi sono divertito, ma penso anche voi, a occhio in chat, anche così dai commenti, sempre tanti anche stasera, quindi ci fa molto piacere. E se avete qualche ultima domanda, questo è il momento giusto, ok? Altrimenti lasciamo la parola a Martina se ha qualche considerazione. Poi c'è un piccolo video, stasera dura meno di 2 minuti, 1:58, meno di 2 minuti. 2 minuti. Facciamo come la volta scorsa, vi saluta prima e poi mandiamo il video?
Ma yeah. Sì, salutiamo prima, dai, come l'altra volta. Sì. Però lascio la parola a Martina più che volentieri, ecco. Che sì, no, io in realtà ho soltanto da ringraziarvi perché veramente mi sono molto divertita, quindi... Poi era la prima volta, insomma, che facevo una cosa del genere, quindi ero anche abbastanza... Ero terrorizzata, quindi... Addirittura. Sì, assolutamente, quindi sono molto contenta di essere rilassata. Moltissimo. Grazie a te, è stato un piacere. Piacere mio. E vi ricordo il suo Instagram, Oregon Pizza, e compare lei, anche perché una delle domande potrebbe essere perché questo nome, se hai 10 secondi di risposta... È vero, io sono molto interessato. Sì, purtroppo questo è una grande sventura, quando io ho scelto questo nome poi mi sono dimenticata del fatto che avrebbero dovuto chiedermelo tutte le volte, e non lo so, è un nome in realtà che ha a che fare principalmente con il mio grande amore per gli Stati Uniti, riguardo soprattutto quello che faccio, e a questa commissione, insomma, tra Italia e Stati Uniti, anche perché l'Oregon in realtà ho scoperto che è uno degli stati con il maggior numero di studi grafici in America, una quantità infinita, ed è stato per me, insomma, uno dei primissimi stati che ho studiato da un punto di vista proprio artistico, insomma, quindi a un certo punto l'ho ossessionata, insomma, però tutto molto, molto banale, vabbè, forse ci direi una cosa diversa, però vabbè, sì, dai, è un po' la mania di Pink Floyd, cioè una cosa che non c'entra niente, che disorienta. E quindi incuriosisce. Esatto, bravo. Ah, funziona. Vabbè, io direi, abbiamo parlato un po' di tutto, fin troppo. Fin troppo, Marco, infatti, sì. Abbiamo parlato di cose inutili, tipo la grande bellezza, questa roba qui. Mi sa che ci salutiamo è meglio. Concluderei con un video di Evo Pilks che abbiamo citato all'inizio, un one-liner, no, Gigi? Sì. E quindi concludiamo così, grazie a tutti come al solito. Grazie mille. E grazie ancora a Martina, grazie ai commenti in chat, okay. Grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima, non anticipiamo niente. Yeah. Okay. E dai dei video. Ciao. Vai col video, ciao a tutti. Ciao. I'm very religious. Mi sa che non va l'audio, Io non sento. Io lo sento. Non va l'audio, forse. No, vai, io lo sentivo. Ma forse perché da interno, non lo so. Ma forse va. Ditemi se va, ragazzi. Now, okay. If by religious you mean that I go to church every Sunday. Tanto ti sono sotto the Bible faithfully and I listen to Debbie Boone. I'm not religious in that sense. But if by religious you mean I love others and try to help them whenever possible. Again, no. But if by religious you mean that I like to eat coleslaw, yeah, okay. I was in Jerusalem last year. I felt so embarrassed, you know, standing there at the Wailing Wall like a moron, you know, with my harpoon. I believe very strongly in the power of prayer. When I was a little boy, I used to pray every night for a new bicycle. Then I realized the Lord in his wisdom doesn't work that way. So I just stole one and asked him to forgive me. And I got it. Of course, now I pray a simple prayer every morning. It's an ecumenical prayer. Whether you're Catholic or Jewish or Muslim or Hindu, I think it speaks to the heart of every faith that goes, Lord, please break the laws of the universe for my convenience.
Yes, direi degna conclusione, raga. Ciao a tutti, Ciao a tutti. Ciao. Grazie per i saluti in chat negli ultimi commenti. Grazie a tutti, a presto. Ciao. Ciao.